Ciao amici, questo è Ringcast 97. Questa volta abbiamo fatto una live video bellissima con un casino di partecipanti, tipo 25. È stato molto bello, quindi vi invito a seguire le prossime puntate. Comunque, ovviamente questo è il file audio, puntata quasi interamente dedicata a Nintendo Switch, le rubriche solite torneranno nei prossimi episodi. Direi che non c'è altro da segnalare, io vi lascio all'episodio. Gas presenta Nerdcore. Cari amici a casa, questo è Ringcast 97. Fra tre episodi sarà Ringcast 100, perché noi sappiamo la matematica. Con me questa sera il dottor Vito Iovara, che per chi ci sta seguendo in video mostrerà anche un capezzolo. Vai Vito. Aspetta, devo preparare, non è? Poi basta. Ecco, gli ha appena dato degli ottimi motivi per seguirci a video. Poi abbiamo il signor Ferruccio con il nuovo microfono sexy. 100, 100. Lo faccio vedere il microfono. Fallo vedere per chi ci segue da casa a video in diretta. Guardate che pene d'acciaio enorme e pulgido che gli abbiamo regalato con i vostri soldi, cari amici. E poi abbiamo Marco che di malavoglia ha acceso la luce perché ma lui... Mi rotto i coglioni, ma verità. Lui odia la luce, odia il bene. Giusto, e tipo la Juve, infatti, esatto. Non per nulla, non per esatto. Nulla. Tra l'altro, gli ho mandato anche un tweet qualche giorno fa perché stavo leggendo il libro di Zero Calcare, Coban Calling, dove lui fa un parallelo fra i membri dell'ISIS e quelli che tifano Juve e perché i colori che l'ISIS utilizza sono gli stessi degli Juventini. Va bene. Allora, altri due si aggiungeranno dopo, Simone e Michele arrivano più tardi. Prima di cominciare voglio ringraziare nuovi donatori, cioè Mirko Pioltini, Matteo Olcelli, Alessandro Gallo e Teo Space. Volevo fare una raccomandazione perché alcuni di voi fanno delle donazioni molto generose. Matteo Olcelli tra l'altro mi ha aiutato con il passaggio dalla PS4 normale alla PS4 Pro, esatto, quindi lo devo ringraziare ancora guarda, di più. Guarda, è anche in chat, puoi ringraziarlo direttamente se vuoi. Ah, è in chat del video YouTube. Di Tommaso, adesso vedete. Sì. Fanno notare in chat, hanno ragione. Su YouTube mi vedo solo io, però secondo me devi toccare qualcosa tipo nella regia. Ah, sì, no, sì, scusa, perché credo di aver impostato su fai vedere solo quello figo. Esatto. No, allora, quello che volevo dire è che alcuni era la capezzolo vision. Esatto. Alcuni di voi fanno delle donazioni molto generose, però fanno una tantum. In realtà se voi foste delle persone per bene, le fareste molto più basse, però di quelle che si ripetono, perché quelle che si ripetono contano per il goal totale degli episodi. Quindi al posto di donare 15 euro in una botta, donate 1 euro al mese e così possiamo contarli per gli episodi aggiuntivi. Comunque, intanto poi le tolgono le donazioni, cioè ti fanno il trucchetto. Ti fanno finire 30 euro, poi non te li danno. Ma uno ti ha dato 15 euro, ma che cazzo vuoi? Cioè, veramente, ma io non ti darei niente, però solo per ogni le critiche. Ti ha dato 15 euro, grazie. Stiamo cercando amico, di instaurare un sistema per avere gli episodi extra, però questa gente, questi amici a casa non ci ma magari questo ha donato 15 euro apposta per non averli gli episodi extra. Ah, può essere, allora e in quel caso, tutti insieme così non li fa. In quel caso non cambiate, cari amici. Comunque, volevo ricordare i goal. I prossimi goal da sbloccare sono a 100 sarebbero dollari mensili, arriviamo a 15 puntate annuali, a 150 arriviamo a 18 puntate annuali. Valgono anche le donazioni con PayPal che potete rendere ricorrenti. A questo punto, la puntata di oggi penso sarà dedicata completamente quasi a Switch, perché vabbè, abbiamo visto tutti la presentazione e tra l'altro Marco è andato alla presentazione ufficiale Nintendo, credo fosse Marco, giusto? Sì, è vero. Come ti hanno mandato a Londra? Ok, e quindi hai avuto modo anche di toccare con mano, però prima di fare questa cosa qui, io direi di andare con le case, che è una delle rubriche. Sì, mandiamoli via tutti questi 27 spettatori. Mandiamoli via tutti questi 27 spettatori che devono aspettare per sentirci parlare di Switch. Allora, io farei andare la sigla di Casa Ferruccio. Vito Iovara, ormai hai capito cosa devo fare prima di lanciare una sigla?
esatto, vedi che devi battere le mani. Bravo. No, stavo chiamando Ferruccio in estremo spregio della tua persona. Io Ferruccio non lo vedo più, però c'è ancora? E non si sente più. Io vedo che al microfono esatto, deve essersi eliminato da solo dalla conversazione. Quindi posso dire che non è una grande idea partire con casa Ferruccio? Non è una grande idea partire con casa Ferruccio. E però può essere anche un contenuto tipo ermetico, un minuto di silenzio che uno riempie come vuole, una cosa del genere. Va bene, allora facciamo andare la sigla di casa Vito, fai la battuta di Mani. Si sta come col Parkinson sul mouse le dita. Clic clic. Bene, casa Vito, cosa ti è successo, Vito? La casa Vito, partiamo, sto leggendo perché già me lo so scordato. Ha due cosette. Una, che ho preso tutte le monete nere in Super Mario Run e sono veramente un fenomeno. Parte l'applauso. Parte l'applauso, cambia continuamente la musica. Sì, infatti poi succede. Devo fare il montaggio. E poi che c'ho un nipote che mi sta, adesso questa cosa non Tommaso non capirà, ma mi sta diventando della Lazio. Diciamo che lui vive, è il nipote quello piccolo, che è il figlio di Sailor, il figlio piccolo di Zero. E capite che vive in una casa con le ciabattine della Roma, il lenzuolo della Roma, il pigiama della Roma, la tazza della Roma, il tappetino dell'antica della Roma. E lui invece gli hanno regalato un monopattino della Roma a Natale e lui ha risposto: grazie, ma io sono della Lazio. E che mi riempie di orgoglio. E basta così. Beh, ma tu quanto hai influito in questa decisione super spontanea? No, io, solo su me. La creatura. Però c'è stata una fase in cui ci ho provato. Poi ho detto, ma perché farlo vivere nella sofferenza quando questi della Roma vincono lo scudetto tutti gli anni, sono felici e non li ammazza mai nessuno? E quindi ho smesso. E invece lui da solo poi mi ha ripreso spontaneamente questa grande cosa. E poi devo ammettere che sono felice, non posso farci un cazzo. Bene, molto bello, molto bello. Allora, poi andrei con casa Marco, che ancora non ha la sigla, questa cosa è inaccettabile. Ma Marco, ma tu non sei amico di Kenobit? Sì, sì, sì. Allora chiedigli gentilmente. La devi portare da casa. Chiedigli gentilmente di farti una sigla. Può anche essere una sigla dove si dice solo Rincast merda, perché essendo Kenobit un membro di Outcast, non mi aspetto niente di diverso. Sì. Niente di diverso. Però almeno le scoregge, quindi la farei comunque. Farei comunque una roba di quel tenore lì. Quindi potrebbe facciamo una bella sigla di scoreggio. Facciamo una bella sigla di scoreggio. Chiediamo a Fabio se gentilmente va bene. Chiederemo, quindi non batto le mani, cioè vabbè, le batto per scena. No, batto. Vabbè, no, la casa mia non è successo nulla di particolarmente rilevante. L'unica cosa che ho messo solo quello, non mi ricordo più. Ah no, sì, ho messo il tunnel dei board game che continua, perché basta che faccio così anche, e si vede che qua ce ne sono un po' di cose nuove che ho comprato ultimamente. E vabbè, e sto continuando a giocare parecchio, c'è oramai un gruppo di 4, 5, 6, dipende, un po' variabili persone con cui mi diverto a giocare da tavolo, che davvero è un'attività che in realtà ho intrapreso nell'ultimo anno più o meno, ma che sempre di più mi vede, cioè ho già il backlog dei giochi, anche quelli di carta, quindi vuol dire che sicuramente le cose stanno andando bene. E al di là di questo, vabbè, l'altra cosa che segnalo è una cazzata, però se vi va, ho aperto, dopo essere sempre parecchio attivo su Twitter a parlare di Juve, a disturbare la timeline di Tommaso, ho aperto anche un account su Instagram. Di solito io, tra l'altro, sono noto soprattutto sfottuto dalla mia ragazza perché faccio sempre foto di merda, e quindi era un po' una sfida. Vabbè, adesso vediamo. C'è anche sempre questo fatto che probabilmente mi romperò i coglioni di usarlo dopo 2 settimane, per ora regge e basta. Ho posto anche foto di gatti con
mi sfottono Zampini e compagni perché posto ogni tanto foto della mia gatta e basta. Per il food fetish mi dispiace, che so che è l'altra grande tematica di Instagram. Vabbè, per il food fetish andate su altri canali, però diciamo che se volete le nerdate ai gatti, secondo me, volendo, potete trovarne. Ma allora, io lo uso solo per Teocrazia che fa footing, Stefano Brocchieri, che è bellissimo. Eh sì, c'è footing, beh, certo. che fa delle foto di piedi, allora fa dei video con che corre. Allora, comunque volevo chiederti questa cosa dei gatti, perché io mi ricordo inizialmente tu dicevi che i gatti li odiavi, no? Sì, è vero, è vero. E sì, quindi adesso sei passato all'altra sponda. Sì, no, adesso sono totalmente la gatta l'abbiamo presa a, mi pare, fine maggio, se non ricordo male, e l'avevo proprio parlato qua a Rincas. No, adesso prima di tutto non ho più nessun tipo di allergia, nemmeno agli altri gatti, perché era il mio grande sospetto che potessi averla poi agli altri. Sono andato a Capodanno a casa dell'amico storico che ha due gatti, che doveva di solito mettere tutto in sicurezza, eccetera, se no morivo. E no, niente, non ce l'ho più, e vabbè, la gatta adesso è qua, e cioè sto metà del mio tempo sto a quattro zampe a fare versi alla gatta. È una buona notizia. Tutto però bene. Perché odiavi i gatti, adesso ti piacciono, e c'è possibilità di perdere la sgarda della sgarda. Lo sapevo, esatto. Ormai vita mi sa che sta diventando vecchia, sta. Ma io, questo è il bello di questo giochino, è continuare finché qualcuno lo fa. Sì, ma sì, davvero sì. Comunque l'altro giorno uno su Twitter, non mi ricordo chi, ha detto: no, ma stai scherzando, non ti è piaciuto The Last Guardian? Cioè ci ha creduto, ma l'altra volta, perché me l'ha rovinata Tommaso che l'ha fatto o l'ha detto, se no ci credeva anche Simone Triparchi, eh? Ah, va bene. Sta diventando è la strategia di disinformazione tipo la Russia, no? Che se dici una cosa abbastanza volte poi Sì, è impossibile smentirla, ma quasi quasi mi convince anche, tra l'altro. Ferruccio ormai sembra tipo uno speaker di una radio polacca. Vedi, perché io investo bene la generosità dei nostri ascoltatori. Non è che sto qua a farmi le piste dalle tette delle puttane come fate voi. Tra l'altro sembra anche che stai indossando una maglietta sporca di terra, che tipo, cioè, sei andato al meccanico e ti ha toccato. No, c'è un bellissimo disegno di qualcosa qua sopra. Poi, se volete, vi faccio vedere anche io il capezzolo. Sì, dai, che sono io. Su. Qua stiamo dando dei grandi bonus. Vi ricordo che siamo a gennaio, se andiamo avanti così, ora della primavera inoltrata partono i cazzi, e non so se è il massimo. Al centro mostriamo il pop. Infatti Simone Basso dalla chat ci chiede: ma Ferruccio ha una maglia macchiata di sugo, quello che è. Come di sugo? Ma cosa? Va bene, allora Ferruccio, se mai c'ho la vestaglia, scusa, raccontaci un po' della tua vita, però prima facciamo partire la siga. Batti le mani. Ah, non io. Beh, chi vuole batte le mani. La faccio alla spagnola. From Los Angeles, California. Noi buffi siamo così, noi siamo buffi blu, buffiamo su per giù, due meno poco più. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Va bene, dai Ferruccio, vai con la tua, con casa Ferruccio. Sì. Casa Ferruccio, allora, succedono sempre cose, ma comunque abbiamo ricominciato la scuola, visto che siamo tornati noi scolaretti, siamo tornati in classe, adesso è gennaio, e abbiamo cominciato nella mia scuola magica per gente che vuole fare i videogiochi, a lavorare al secondo progetto, che è un progetto in VR, come direbbe Vito Iuvara, ed è un progetto in VR che dobbiamo fare, insomma, con delle costrizioni riguardanti, insomma, il tema. Quindi noi abbiamo scelto chirurgia e cucina. Ma quanti siete? Sono curioso. Allora, il team, ogni team è fatto al momento di quattro designer che fanno per ora pre-produzione per un paio di settimane, e poi dobbiamo arruolare i grafici 3D che abbiamo, che è la classe parallela nella mia scuola. Quindi, insomma, presentiamo un concept abbastanza dettagliato.
E poi dobbiamo farlo in, quindi ci saranno anche quattro grafici, con questo team di otto persone, e poi faremo questo gioco in quattro settimane. Quindi la scuola ha comprato degli Oculus Rift e dei controller touch, solo che non tutto è andato come si sperava, e quindi ogni gruppo ha un Oculus, però ci sono solo due controller touch, cioè una coppia, quindi solo che ci passiamo selvaggiamente fra di noi per tentare un po' di prendere confidenza con questa piattaforma. Se non che venerdì, alla fine della prima settimana di pre-produzione, un mio compagno di team ha fatto un movimento un po' sbagliato e ha fatto vedere l'Oculus a terra, che si è rotto. Quindi c'è una buona possibilità che svilupperemo un gioco in VR con un Oculus che da qui si vede solo da un occhio. Quindi con l'Oculus Guercio proveremo. Fate un gioco di pirati, che mi sembra evidente che dovete. O il gioco di Polifemo, però... tipo... Esatto, una simulazione di Polifemo. Devi rubare le pecore, devi toccare anche con i touch, devi toccare le pecore e capire se ci sono sotto gli umani. Però siccome non c'è visione in 3D è difficilissimo toccarle, perché non sai quando. Cosa stiamo vedendo, Ferruccio? Cos'è sta roba? Non lo so, no, vedo solo. È l'Amiibo? Che mi... cos'è? La mia Cartman? No, è Cartman. Ma c'ha le frasine. Ma dove le hai preso? Cioè hai tipo un'app per far parlare per muoverlo e farlo parlare. Madonna, cazzo. Ormai c'hai i capelli bianchi, questa cosa dovrebbe essere un po'. Ce li ho da quando ho 18 anni, i capelli bianchi. Ah, 18 anni. E quindi cazzo, con l'aria così da divo, da è generico. E quindi insomma, ragazzi, vedremo come andrà, però abbiamo fatto bruciare 700 euro alla scuola in una frazione di e infatti secondo. come l'hanno presa quelli della scuola? L'hanno presa morto che Ferruccio. Sì, sì, che Ferruccio gli hanno proprio tolto la voce per parlare. Credo che adesso dei bambini non avranno il cibo a scuola in Svezia. Attenzione, perché l'hanno presa, Ferruccio si è rabbia. L'hanno presa così male che sono caduto. Sì. No, allora, l'hanno presa, ci hanno detto praticamente o riusciamo a farcelo cambiare o, ed è la cosa più probabile, non succede niente e continuate a tenervelo rotto. E quindi insomma vediamo. Mi sembra anche giusto, sinceramente. Deciderà il responsabile dell'IT, che è un tipino veramente, e vedremo nei prossimi giorni. Quindi queste sono le mie disavventure tutte matte. Intanto ringraziamo Mr. Spritz e Simone Basso, che ha donato in diretta, amici, per quanto vedi che è bravo, lo vedi che è bravo. Uno gli secondo me questa cosa della telecamera dobbiamo tenerla sempre accesa, perché chiaramente alla gente gli piace questo. Portiamo soldi tipo Teleton, siamo. Sì, esatto. il Teleton però del Cottolengo, mi sa, come livello. Cioè, se abbiamo deficienti allora Esatto. Va bene. E poi Mr. Spritz è povero. Io ricordo che una volta gli ho tolto un buono per comprare un caffè. Faceva i punti per prendere un chilo di caffè. Giuro, dal suo portafoglio. Quindi, vabbè, ha lavorato in filosofia. Non è che adesso stiamo qua a sparare sulla croce. Stiamo togliendo il cibo agli indigenti, fondamentalmente, per comprare i microfoni a Ferruccio. Che tra l'altro ci dicono alla chat si sente uguale a prima. Quindi vedi te, Ferruccio. Ma no, ma come si sente? Senti, ma la live, dai, magari è meglio dopo. Mi sono scordato di dire che tra l'altro domani io ridivento zio quattro volte. Cioè, mia sorella partorisce domani, me lo sono dimenticato. Vabbè. Ma ogni quanto partorisce? Lo sa che esistono i preservativi. Ma il secondo, la seconda, ma che cazzo? Come quattro volte? Come, esatto, la seconda quattro volte. Due sono di Taylor e due sono di mia sorella. Vabbè, ma come fai a sapere che nasce domani, scusa? È perché c'è un appuntamento il cesario, Tommaso. Okay. Comunque scusate se distolgo da questi argomenti importanti, però sulla chat dicono, quindi per creare un gioco in VR sempre da seduto e non un'esperienza in movimento, che si potrebbe fare con HTC Vive. In realtà questa cosa non è del tutto vera. Nel senso che tutti i sistemi di VR, anche PlayStation VR, hanno una certa libertà di movimento da, insomma, di un poco, non molto ampia, non sì, room scale. Esatto, la room scale è fra l'altro,
Sì, fra l'altro nessuno sano di mente al momento farebbe un'esperienza room scale, almeno insomma non avrebbe senso, avremmo problemi anche noi nella mia scuola a testarla una cosa del genere, cioè non avremmo manco lo spazio, figurati poi rilasciare questa cosa e si può solo giocare in quel modo lì, secondo me non è al momento una cosa fattibile. Dopodiché, perché hanno preso i Vive e gli Oculus invece dei Vive, è una cosa che ci stiamo chiedendo tutti, però non lo sappiamo. E costa un po' meno, no? Comunque. Ma insomma, se ci metti pure i controller touch, se metti i controller touch, ok, hai ragione, sì. E quindi non si capisce esattamente perché. Magari il nome è più famoso, semplicemente, banalmente. Avessero chiesto a noi prima di comprarli, magari. Ma questo non vi considera perché siete degli imbecilli, probabilmente. Dagli Questo è pure vero. Se non siete in grado di tenerlo in mano un cazzo di Oculus, sinceramente. È caduto da un metro di scrivania, si rompe, queste cose fatte pasta frolla, insomma. Va bene. Guarda, scusate, ora magari così ci colleghiamo pure a Nintendo. Ma Nintendo fa delle cose, ma lo sapete quante volte sono cadute tipo i 3DS che ho a casa? Anche il Game Boy Advance ha fatto la guerra, ancora funziona. Beh, cazzo, era solidissimo. Scusate, ma non c'è Simone? Io volevo sentire questa roba qua della VR che si è spaventato, ha quasi rotto. Sì, si è dato una botta in faccia. Simone deve arrivare. Mi ha scritto tipo 10 minuti fa che è dal pediatra. Evidentemente, i pediatri clandestini di Roma che operano di notte. Direi che ci avrà un motivo se ci è andato di notte, per praticare del. Ma non vogliamo. Magari indagare. Il bambino sta male. Magari il bambino sta male, va bene. Allora, io vorrei parlare di Casa Gazzo, quindi batto le mani. Amore, hai fatto la spesa? Casa Gazzo. Amore, hai lavato i piatti? Casa Gazzo. Amore, stacca con i videogiochi che mi sento sola. Casa Gazzo. Casa Gazzo, allora io seguendo i saggi consigli del maestro ho deciso di iniziare una nuova dieta oggi, una nuova dieta che è ispirata a Vito Iovani, no. ho deciso di mangiare solo a cena fondamentalmente, cioè mangi una volta al giorno e basta. Allora, pensavo fosse difficile, in realtà non è difficile. Ho mangiato ieri a cena e poi oggi, stamattina, ho bevuto un caffè quando mi sono alzato. E poi ho bevuto tè e del brodo fino a cena, no? Lo consigliavano Veronesi e la Montalcini, non proprio due stronzi come Vito Iuar. Cioè, ma non hai pranzato? Non ho pranzato, non ho fatto colazione, non ho pranzato. Questo basandomi sul fatto che tutti i vecchi, più vecchi del mondo, tipo quelli che hanno 117 anni, così, cioè tutta gente che ha patito la fame, e se mangia tipo le stesse tre cose da 75 anni. Tu ambisci a fare una vita di merda così. Per 75 anni a mangiare tre cose. In realtà mi sembra il metodo più facile per perdere peso è non mangiare, quindi magari provo a farlo per un periodo. E io pensavo fosse difficile, in realtà è abbastanza una cazzata, perché sono andato anche in palestra a correre, quindi comunque dicono giustamente dalla chat Simone Basso che Veronesi e la Montalcini sono morti. No, però c'è una controindicazione, perché ho ingerito talmente tanti liquidi che ho cagato 10 volte solo acqua. Quindi, cari amici da casa, non fate questa dieta se avete degli appuntamenti. Gli spettatori sono scesi a 4 adesso, per colpa tua. Esatto. Se... Poi, scusa, sì, però quei 4 lì sono amanti dello skate, quelli che vanno tipo negli autogrill a fare la scarpetta con la merda. No. Ma li può essere. Scusa Tommaso, non vorrei dire, però di solito la diarrea è considerato un sintomo di cose brutte. Non è che dici va tutto bene, però c'ho la diarrea, cioè non si campa. È chiaro così. Se bevi e basta, cioè cosa può. È fatti una domanda. Cosa può passare attraverso il tuo stomaco? Comunque, vabbè, adesso senza andare troppo nei dettagli, comunque. Questa dieta funziona, però non fatela. Ma funziona a cosa? L'hai fatta da un giorno? Cosa funziona? Sì, è vero. Ha cominciato.
Ha già dato tutto quello che doveva dare questa dieta. Non può fare più. Funziona nel senso che per brevi periodi, mettiamola così, è fattibile, insomma, cioè saltare due pasti per mezza giornata, ma scusa che... Ma guarda, cioè, anche, puoi anche digiunare per tre giorni senza soffrire tantissimo, secondo me, quindi figurati di fare saltare un pranzo, cazzo. Bene, quindi vi aggiornerò la prossima volta. Detto questo, vai avanti a farla. No, basta. Ne trovi un altro. Domani a pranzo, cioè dopo pranzo, ho un colloquio e non vorrei andare lì con la diarrea. Quindi magari magari mangio normale domani. Il giorno dopo pensavo di continuare. Sì, vediamo. La cosa bella sarebbe se tu svenissi e poi ti cacassi addosso facendo una cozza di o ti cagassero addosso loro per svegliarti. Io con l'acqua proverei a rialzare il livello della discussione. Non so voi, oddio, con Switch non è che si cambia troppo. Simone dice dalla chat, dice: spero che la bottiglia di Tommaso contenga acqua. Esatto, vabbè. Per chi non ci vede in video, una bottiglia d'acqua che da cui... No, per chi non ci vede in video, non risolvere il mistero, esatto. Che è molto più bello. Va bene, non lo dire cosa contiene. Ok, altra cosa, e poi passiamo alle cose più interessanti. Intanto Michele e Simone ancora non si fanno vivi. Niente, sto valutando l'idea di fare un Kickstarter per i giochi a cui sto lavorando. Probabilmente post Modena, ho iniziato discussioni con alcuni potenziali partner oggi, fondamentalmente. Però secondo me è una cosa abbastanza probabile, perché sicuramente mi permetterebbe di stampare le copie che mi servono con un po' più di tranquillità rispetto a dover mettere tutti i soldi io, che in questo momento è un po' più complesso. Comunque vi terrò informati, però cari amici a casa, mi aspetto un grande supporto dopo questi centinaia di episodi di Rincast che vi siete ascoltati. Quando arriverà il Kickstarter, anche se non ci avete soldi, se non ve ne frega un cazzo, magari qualche share potrete farlo. Comunque non è ancora certo. Ricatti morali che fa, guarda, ricatti, esatto. Che ricatti morali. Io ho una grande idea per un gioco. Era al momento del bisogno. Quando vuoi te la do. Una grande idea per un gioco da tavolo. Poi te ne parlo. Poi me ne parli, vabbè. Sono capaci tutti a venire fuori il mondo delle idee. Poi l'esecuzione. Infatti, non è detto da me. È arrivato Michele. Vediamo se appiccia il microfono. Michele, ci senti? Sa. Ci senti? Sì. Sì, ciao a tutti. Sempre di merda. Sempre con la merda, esatto. Vai Michele. Grazie, ingegnere dei miei coi. Ciao Michele. Adesso che fai un cazzo di microfono da 1,40 euro, rompi le palle. Vedi, tu avevi l'opportunità di comprare un bel microfono come quello che si è comprato Ferrucci, invece cosa hai voluto comprare, Michele? Uncharted 4. Hai comprato Uncharted 4 perché appunto sei uno... Cos'è che ha comprato? Uncharted 4, ok. Va bene, no, fa una cosa... Stronzo mi sembra un po' forte, però, sinceramente. fai una cosa bella, scollegati e ricollegati che vediamo se funziona meglio. Cos'era quell'urlo? Cartman, sempre. Era Michele. Quanto cazzo fa ridere la voce di Cartman? Impazzisco. Vincenzo è un uomo semplice. Allora, intanto che attendiamo Michele, perché potrebbe fare la sua casa Michele, qualche anticipazione dall'evento Switch, Marco. Dici una roba che metteresti alla fine di una puntata di una serie, tipo un cliffhanger. Bello ma non bellissimo, giusto? Nevicava a Londra ed era 6 anni che non nevicava. Non c'era neanche ai curiosi, però sta arrivando Michele. Pronto. Vai Michele, ci sei? Pronto. Sì. Perfetto, adesso ti sentiamo bene. Facciamo partire la sigla di casa Michele. Michele, ingegnere... E sui furries... Non mi ricordo che cazzo ho scritto in casa Michele. Comunque sto... Avevi scritto che mi dimentico sempre di scrivere il tuo nome nelle case. Vabbè. A me ha indovinato l'indirizzo mail dopo un anno e mezzo. Non è che poi lamentate. Niente, pochi avvenimenti indimenticabili. Uno tra questi è la fantastica ricerca di una casa. Dove andare a stare? Di un nido d'amore.
Esatto, con evidenti clash tra le aspettative e i fantastici ritrovati delle case in una città prettamente universitaria. Cioè, quindi, vabbè. Parli di Modena? No, Bologna. Bologna, okay. Ma tu non eri a fanculo in Svizzera? Quando ti sei ritornato in Italia? No, sono ritornato. Vito, non ti preoccupare, non ti abbandono, non ti lascio. Noi siamo il core di Ringcast basato in Italia. Core ingrato. Mamma mia, grazie. Devo venire al ristorante di Beppe Signori a Bologna, così la butto lì. Ma scusa Michele, dicevi il clash nel senso che cioè, tu vai lì con 1.000 euro pensando di prenderti la villa di Tony Montana. 1.000 euro. Esatto, che io ad esempio voglio il balcone dentro in casa con anche la fontana e questi mi dicono no, però abbiamo questa fantastica opportunità di questa catapecchia decadente su 7,5 livelli. Quant'altro, e quindi niente, è spettacolare. Tu dici, guarda, che io ho un lavoro, nonostante la faccia da culo, mi posso permettermi di non vivere nel guano. E questi ti dicono: sì, sì, e poi ti ridanno le stesse. Scusami, cose. Che tu informati dove i figli di papà vanno quando fanno l'università a Bologna, un po' dove... Esatto. E comunque, niente, questo è molto, molto divertente, solo che porta via un pochino di tempo. Vabbè, e quindi insomma gli standard a Bologna sono molto bassi, la gente non crede che possa esistere... Che tu non debba vivere nella tua stessa merda, sì, esatto. Okay. Ricominciamo, hai partito dal tour. Senti, ma perché non ti vediamo, Michele? Noi siamo tutti in video. Ma io non ho la telecamera su questo computer. Ma dici perché non ti danno una casa, dai! Infatti... No, ma lui non ha detto un particolare, che lui è andato a fare questi colloqui, è nudo. Questo è un altro dettaglio che ti avevo detto di tacere, però non ce la fai. Esattamente come tu sei andato a provare la Switch e dovevi avere una carota nel culo, sennò ti lasciavano entrare. Il Joy-Con per provare il touch HD. Esatto, senti come touch HD. Mungi. Allora, visto che stiamo parlando di argomenti molto belli, tipo il touch HD e lo Switch, culi. Allora, io direi di passare all'argomento principale della serata, cioè. Ovviamente la presentazione di Nintendo Switch che è avvenuta il 13, giusto? Però scusa Tommaso, ma non conviene dire un attimo 2 minuti su Scalebound, sennò poi dopo non parliamo. Mamma mia, sì, vabbè, cominciamo dai. Con la tristezza, dai. Parliamo della tristezza di Scalebound. Parlacene tu, Marco, che chiaramente hai sollevato il dramma. No, perché sennò dopo era un argomento meno importante dell'altro. Niente, hanno cancellato dal nulla Scalebound con un colpo improvviso e per quanto mi riguarda anche molto imprevisto. L'avevo in realtà personalmente saputo qualche giorno prima e non ci volevo credere, nel senso mi era arrivata questa voce, però appunto mi sembrava una roba talmente estemporanea che ho detto bah. E invece sì, tra l'altro il giorno che è successo me l'hanno riconfermato e mi hanno detto vedrai che entro questa settimana salta fuori la notizia, e invece è saltata fuori direttamente quel giorno lì e nulla, cioè personalmente ovviamente mi dispiace, devo essere sincero, non mi era mai sembrato bellissimo, nel senso che da Camilla tenderei ad aspettarmi qualcosa di sempre più fantastico, però diciamo che se devo dare fiducia cieca ad una persona all'interno dell'industria sicuramente potrei scegliere proprio di darla a lui, e quindi sulla fiducia davo molto, come dire, molto diciamo credito. Marco la darebbe a Camilla, questo ha detto. Giusto. La virginità anale, sì. E... Tra l'altro, scusa, è uscita questa cosa. Perché sei ancora vergine? È arrivato anche Simone. Ecco. Ciao Simone. Se vuoi, puoi attaccare la telecamera, se non vuoi, non l'attacchi. E da qui si capisce chi è bello, chi no. Comunque, quello che volevo dire è che in realtà hanno addotto delle spiegazioni tipo no, Camilla deve prendersi un periodo lontano dallo studio perché ha dei problemi mentali, e lui su Twitter ha detto un cazzo. Cioè, no, beh, però aspetta, questa roba qui in realtà quando me l'avevano anticipato, mi avevano anticipato che lui non tanto l'avessero cancellato per problemi suoi, ma che la cancellazione del gioco da parte di Microsoft, che ovviamente non è avvenuta il giorno che l'hanno detto, ma qualche tempo
tempo prima, avesse portato lui su appunto dei, sull'orlo della pazienza, di depressione, problemi psicologici, eccetera, eccetera. Che dopo averci lavorato 4 anni, esatto, cioè secondo me ci sta, e secondo me anche la sua reazione su Twitter, tipo problemi psicologici, io, ma va, vaffanculo, cioè rientra alla grande nel personaggio buffone di Camilla. Dici che lo troviamo impiccato a breve. Può succedere che uno c'ha un momento di defiance, secondo me. Invece si coniuga poco con la figura del super macho che a lui piace dipingere. Però boh, non lo so. Comunque, al di là di tutto, secondo me il gioco non è mai sembrato troppo in forma, e io ne faccio anche un po' la colpa a Platinum, nel senso che comunque si è visto per 2-3 di fila e tutte e due le volte non ha mai saputo convincere particolarmente, forse la seconda ancora meno della prima. La seconda sì, era un po' strano, non sembrava molto ispirato, cioè sembrava tipo ok, se facciamo Bayonetta e mischiamo a Devil May Cry e ci mettiamo i draghi. No, però era il fatto di fare una cosa, esatto, sì, questa era una roba che volevano fare molto su una scala molto più grossa, e tra l'altro che credo che sia il problema loro, che un gioco del genere, che se vogliamo avrebbe un po' alzato il livello delle produzioni dello studio, il fatto che sia naufragato in quella maniera lì, la mia paura è che possa poi avere delle implicazioni sul futuro di Platinum stessa. Ma Platinum no. Pare sempre che sia sull'orlo del baratro, però poi sì. Alla fine hanno contratti, cioè trovano sempre qualcosa da fare per qualcuno e sopravvivono. Io spero molto in però scusa, se hanno rilasciato se hanno rilasciato Star Fox Zero, vuoi che non potessero rilasciare questo? Cioè esatto, cioè questo è anche il fatto, a me pare, no, a Star me Fox pare Zero che è una che dicono tutti che era un bel gioco, era Ninja Turtle che era il problema, secondo me, cioè loro hanno tirato via sempre la merda. Qui c'è chiaramente Microsoft che ha detto non voglio metterci le mani, più che loro. Microsoft secondo me Microsoft cioè, Microsoft, come dice Vito Iguara, Microsoft, secondo me ha un po' rinunciato, o comunque ragiona come una corporation americana che appena c'è un certo, si arriva a un certo punto in cui è improbabile che i soldi vengano recuperati, taglia le spese e taglia le possibilità. Beh, ma fa anche bene da un certo punto di vista. Io lo so che tu hai odiato quel gioco, però scusami, The Last Guardian, se Sony avesse ragionato così non sarebbe uscito. Però ti chiedo, Marco, no, ma cioè fallo sparire nel silenzio, non dire più un cazzo per 3 anni, quando la gente poi capisce non esce più, non era meglio stare invece l'annuncio in cui tutti ti dicono ma che cosa brutta, scusa, ma... Beh no, è una delle esclusive che fare l'annuncio? No, non ho capito. No, tu arrivi alle 3, non lo fai vedere più come ha fatto Sony con Vita. A un certo punto non esiste più, fingi fischietti e non è... fai l'annuncio, dai. Comunque dai l'impressione che Microsoft voglia defilarsi. Voglia beh, ok, ma Vito, come facevano a dire... Cioè, una console smetti di supportarla, un gioco ti avrebbero rotto i coglioni 200 volte. Dicendo stanno lavorando. Ma schermando dov'è? No. Vabbè, così non fanno. Sì, prima o poi lo devi ammettere. Cioè, qualcosa dovrai dire, no? Fai 4-5 anni dopo che è uscito Scorpio e dopo che non hai abbandonato un po' 70 studi. Sì, però, Vito, scusa una cosa: quest'anno loro non è che abbiano esattamente 273 uscite, per cui uno si distrae un attimo. Ma Scalebound alla fine, del cazzo è uscito, ti guardi l'orologio e siamo a capodanno dell'anno prossimo. Cioè, hanno 4-5 giochi, e Scalebound in teoria doveva proprio essere comunque una delle uscite principali, anche per la sua diversità rispetto a quello che è il target di Xbox. Però fare parlare di Simone, perché secondo me Scalebound Simone ci credeva tanto. Ci credevo moltissimo, da boxaro chiaramente. Però lui è un Simone, po' io devo sentire la cosa tua sulla realtà virtuale, sono troppo curioso. Allora facciamo partire la sigla di Casa Simone, perché manca. Sono stato campione italiano di StarCraft 40.000, Killer 3, Winter Assault, Dawn of War. Io sono stato azzurro di sci, eh? Io sono stato della nazionale di sci. Stavo per battere il cazzo sulla tastiera, così, gamble. Che bravo! Sì, lo dimostrerà. Beh, vedere in video Tommaso che fa il battimani è una roba. Vedi, infatti, sono telecamere rosso stasera, che possiamo rosso permettercela, infatti.
Allora, Casa Simone, pensi che non ti avevo mai visto in faccia, vedi un po'. Un po' dico, oh, io non avevo mai visto te col porno baffo, però. Sì, ma ragazzi, dovete girarvi invece di continuare in quella. Michele, tu stai zitto che sei l'unico senza telecamera, non fa. No, senza telecamera non parliamo. Io sono fatto così. Non ti vogliamo. Tu hai quella la tua faccia. Ecco come sei presentato a Compra Casa, questo umido blu. Salve, sono un cerchio. Il vostro di fumo. Vedi che comunque, è venuto tra l'altro. Di PlayStation VR, quindi facciamolo subito. Allora, nei miei test di PlayStation VR, a un certo punto c'è della gente che mi ha detto: ma l'hai provata la demo di Resident Evil? Io, scusa? C'è una demo di Resident Evil VR? E io ho detto: no, non l'ho provata. Quindi si è organizzato un conciliabolo di persone che sono venute a casa mia per provare questa fantomatica demo di Resident Evil, la famosa Kitchen. E niente, insomma, la reazione che giustamente abbiamo fatto proprio una prova seria, quindi cioè persona davanti alla televisione da sola e gli altri che aspettavano il loro turno. Okay. Altri che aspettavano il loro turno, sentendo solo le urla, chiaramente. Quindi va il primo e a parte che vabbè, l'ha fatto anche Vito. Ma hai lasciato giocare a degli altri, quindi tu non l'avevi ancora provato? No, io non l'avevo ancora provato, perché poi, vabbè, voglio dire, col VR immagino l'abbia fatto anche tu. Esatto, no, cioè chiami tutti, chiunque per provarlo, perché questo senso di meraviglia poi lo vuoi vedere nelle facce, no? O dopo che l'hai visto solo tua, che non lo puoi vedere, insomma. Però, fatto sta che volevo fare gli applausi a Vito Iuvara qui presente, perché l'ho fatto provare anche a lui, poi lui se l'è comprato. E Vito Iuvara, ragazzi, demo di Resident Evil con la pipa in bocca, eh? Cioè, è vero che c'ero io che gli parlavo di qua e di là, ma lui non ha fatto una piega. Ma secondo me, guarda, primo... io, sai che invece io ho provato l'altra, quella in cui cammini, quella un po' di ansia te la mette di più. Quella roba invece del botto, cioè Rush of the Blood. Tu hai provato, state parlando di Kitchen o della demo del gioco? Sono due cose sta parlando di Kitchen. Ah, ok. E secondo me Kitchen è il bottarello che ti aspetti, non mi ha colpito. Rush of the Blood lo fa un paio di volte e qualche volta sono saltato, senza però non è una roba che mi uccide. L'altra demo di Resident Evil, quella vera, insomma, quella in cui cammini, quella secondo me l'ansia della non è VR, però sì, certo che c'è VR, l'altra si gioca anche in VR. Sì, è VR. Basta che l'attivi dal menu, è fantastica, fa una paura. Io mi stavo cagando in mano, cioè io di solito non mi spavento queste robe, ma mi sono girato a un certo punto e mi sono trovato qua, tipo lo schifo che c'è in cantina. Cazzo, mi hanno fatto venire l'infarto, bellissimo. Posso raccontarvi che io volevo provarla la nuova demo di Resident Evil. L'ho provata in VR per circa 2 minuti e mezzo. Alla prima porta che si apre, io ho detto: cioè, no, io non ho siete scemi. Ferruccio, puoi alzarti in piedi perché c'è una bellissima vestaglia, vorremmo vederla. Sì, spero che non abbia macchie di sbuglio. Così. Però, ma perché? È tipo Hugh Hefner col baffo di Miami Vice. E senza figa, però, che secondo me è abbastanza indicativo. Sì, una cosa. Senza figa lo dici tu, però. Perché, è vero, magari c'è una piscina dentro casa. Ora hai visto solo... Insomma, situazione webcam di Ferruccio, chissà cosa c'è dall'altra parte. Dico solo una cosa, che lascio finire Simone, scusate, ma io ho comprato la candela di Resident Evil 7, che sta, dovrebbe... È arrivato. No, l'ho ordinato su Mercoid, però oggi era anche su Gesto.it, se ti interessa. Dovrebbe puzzare di sangue, no? Di legno marcio e pollame. I polli di Richard Benson, ecco come sta facendo i soldi, okay. Che adesso è in difficoltà economica. Simone, vai tu, scusa. Insomma, fila, va il primo, anche lui come Vito Iuvara con la pipa in bocca, no, ma non è niente. Va il secondo, sento solo le urla e dico: oh mio Dio, ma qua c'è, cioè, la situazione, ma devo per forza andare io da solo? Dice: sì, vai tu. E niente, cioè, a me comunque sia, sto cazzo di Kitchen da solo al buio, quando si cominciano a sentire i rumori della catena, non sai più dov'è lei e lei ti spunta, io proprio mi sono levato il caschetto al volo, cioè no, aiutatemi ragazzi, una cosa del genere. Però Simone, io non capisco, non, cioè, l'ho provato da te, tu me la raccontavi terra, lo sapevi che usciva la tizia, cioè non ti ha sorpreso? No, ti ho detto che quando l'ho provato io mi ha sorpreso, perché l'abbiamo fatto apposta così nessuno vedeva l'altro.
Ma tu a me la raccontavi? Ti credo, l'ho vista dopo. L'aveva già giocata, no? Ah, tu è prima questa cosa. Ah, infatti dicevo, certo, se non te la facevo provare, no? Hai ragione, ti chiedo scusa. E quindi niente, come ho postato poi su Facebook e Ferruccio mi ha dato manforte, su questo siamo d'accordo, per me horror e VR scendo qua. Ma siete scemi. La mia fermata è questa, cioè l'inizio, perché cioè il capolinea, io onestamente non vedo come posso, tra l'altro ho anche un codice prodotto per provare Here They Lie, che mi hanno detto che comunque sia in VR, insomma... però nel senso motion sickness? Sì. Ma non paura? Perché a me mi hanno detto anche molta paura. No. Sarà anche, dai. Anche è una roba da sì, ora. Un movimento molto lento, eccetera, particolare, secondo me la proprio molto molto forte la sensazione di nausea. Io ho provato la demo, insomma, a parte la motion sickness, però ce l'ha, lui diceva se era una cosa di paura, sì. Secondo me è quella roba lì, Comunque con Kitchen mi sono cagato sotto, ma mai quanto come adesso sono andato in vacanza in Abruzzo a Pescasseroli. Dice che gli abruzzesi sono tipo quelli di Resident Evil. No, poverini, ma cosa un forastero. Esatto. Beh, però devo dire che l'albergo dove sono stato un po' dava così. No, vabbè. E insomma, ha fatto la massima era -9 e la minima -18. E mi sono cagato sotto perché mi si è ghiacciato il diesel nella macchina, che è una cosa che ora chiedo a voi che siete dei finlandesi, norvegesi o cose varie, se era una cosa comune al paese vostro, se succede. Ma è possibile, scusami. Ecco, hai visto? E questo è quello che succede. Tempesta di neve, ma roba che c'è, uscivi. Come, scusa? Che temperatura c'era? Ti ho detto la massima era -9 e la minima era -18. Ma il carburante. Vabbè, che sarà mai? Il carburante in teoria non si ghiaccia con le temperature. In questo momento c'è meno benzina. Non è che sia così. Pronto? Lui è un ingegnere. Sentiamo l'ingegnere. No, scusa, volevo insultarvi un attimo. La benzina ghiaccia a -40. 46. La benzina a meno. Invece diesel, il gasolio ha la paraffina. E quindi ghiaccia prima. Quindi non ghiaccia. Ghiaccio prima. Scusa, sì. Sulla paraffina puoi mettere un effetto tipo ragazzi, a me piace leccare la paraffina, no, è solidifica, non penso che ghiacci ancora, però comunque la macchina non parte più. E comunque se c'è la macchina da sburone come hai postato, è giusto che ti si ghiacci il gasolio. Sono solo i tuoi meriti. E vabbè, dai, ci sta, la Mercedes ha fatto questo effetto, tra l'altro voglio dire con i soldi di mia moglie, quindi insomma. Mi sono cagato sotto perché paga il suocero sta macchina, no, che suocera, paga proprio mia moglie, mi suocero proprio una lira, perché Laura c'ha un buon lavoro e si è comprata la Mercedes. Detto questo, la cagata sotto è perché questa macchina per 2-3 giorni non è ripartita, e nonostante gli innumerevoli rimedi della nonna che mi hanno propinato un gruppo di napoletani che erano in questo albergo. Allora, sei stato dentro, bello il Mercedes. Esatto, il primo rimedio della nonna era dentro il sangue di San Gennaro. Esatto, il primo rimedio della nonna poteva secondo me anche funzionare, che dice metti 1 litro di benzina che non ghiaccia, appunto, nel diesel che tanto era ormai già ghiacciato, quindi non aveva granché senso, poi fai partire. Niente, prova. Seconda, qua ci dicono, dalla chat ci dicono che devi mettere l'additivo quando vai in montagna, perché è normale sta cosa. Bravo, ma questo era super normale. Se tu non fossi romano. Ho anche retroscena, perché io sono partito da Roma, che al benzinaio dove ho fatto benzina, gli ho detto scusi, vado in Abruzzo, ce l'ha l'additivo? Quello mi ha detto, col cazzo, siamo a Roma, ti pare che c'ho l'additivo per 10? Vai in montagna e prenditelo, no? Arrivo, dico, mo metto subito l'additivo, vado dalla signora dell'albergo e dico, senta, scusi, io qua c'ho paura, additivo o non additivo? Quella fa, ma se peste due fiocchi di neve, ma no, non si preoccupi. E tu ti sei fidato, fidato di una vecchia in un hotel abruzzese, in sostanza. Che tra l'altro era anche straniera, che... quindi cioè, io non, proprio tutte, l'ho sbagliate tutte, fatto sta che alla fine, il giorno dopo, tempesta di neve, ghiacciato. Quindi, rimedio della nonna -1, non funzionante, rimedio della nonna -2, la devi scuotere, io e altri volete. Niente, non ha funzionato. Il medio della nonna -3, che ormai c'è, cioè, disperato. Gli ha messo la copertina sopra.
No, prendi una batteria, infatti arriva il meccanico c'ha il carro attrezzi, le batterie del carro attrezzi sono più potenti, falla partire con la batteria del carro attrezzi attaccando i cavetti. Ma chi chiaramente è non è partito questa testa di cazzo. Ma sono tutti rimedi della nonna. E è poi tutta gente che scrive soluzioni su Facebook per i problemi. O che coglionava Simone, una delle due adesso. Oh, sì, questa possibilità, no, Vito. Ma non hai guardato se c'era il tutorial di Aranzulla? Esatto. No, Simone, però, scusa Simone, ma tu ti fidi di un gruppo di napoletani che parla di cosa fare quando c'è la neve? È come chiedere a un finlandese cosa fare in spiaggia, ma... Ma io ero disperato. Fatto sta che comunque il rimedio che ha funzionato l'ha postato Alessandro Di Bella, immagino nostro fan, perché io non credo che fosse tra i miei follower, però forse sì, su Twitter, che ha detto basta un garage riscaldato. L'abbiamo messa nel garage, il giorno dopo è partita. Quindi, insomma, incredibile. Come gli sarà venuta in mente? Esatto. Però comunque, non era venuto in mente. Però no, aspettate, devo fare assolutamente un attimo di qui pro quo, perché tra i rimedi della nonna assolutamente, insomma, da pazzi, si parla tanto male dei napoletani, io non voglio assolutamente farlo, perché se c'è una cosa che veramente non, queste persone che erano lì, che io non conoscevo, e onestamente non è che i miei bambini adesso hanno giocato, non lo arriva la bomba, zero. Arriva la bomba razzista. No, sono stati veramente di una gentilezza e di un altruismo onestamente mai visto, che io non immagino proprio. Io non ho mai sentito dei napoletani che non siano gente altruista o disponibile. Ho sentito che ti fottono la tua radio del cavo. Non mi hanno fottuto, sì, però aspetta, un conto è essere disponibili, cioè se io incontro Vito Iuvare in Abruzzo con la macchina freddata e mi dice ma accompagna a prendere l'additivo, lo accompagno, non c'è problema. Ma c'era questo tipo che praticamente seguiva ogni mio passo, cioè io uscivo per vedere sta macchina tutto preoccupato, lui usciva con me, dai riproviamo questa cosa, facciamo quest'altro, cioè, ma hai controllato di avere ancora il portafoglio, Simone. Hai lo stesso numero di figli con cui sei partito? Ma vediamo fra un paio di mesi se c'è ancora la macchina, magari l'hanno segnata. Messa da rubare. Va bene. Sotto c'è un congegno e va bene. Detto questo, io direi di passare agli argomenti della serata, visto che abbiamo già registrato tipo un'ora senza parlare di videogiochi. Però 27 spettatori. 27 spettatori, anzi, 20. Secondo me immagino di aver fatto frega un cazzo, esatto. Com'è? Secondo me è Rink, degli ascoltatori di Rink, dei videogiochi, non gliene frega un cazzo. Guarda, sono più affezionati a noi. Esatto, sì. Forse hai ragione tu. Va bene, comunque, Switch, c'è stata la presentazione il 13, una presentazione prettamente giapponese. Scusa, ma Steel Bond abbiamo finito così? Che vuoi dire? Cosa vuoi dire? L'abbiamo cancellato, l'IP di Microsoft non uscirà mai più, staccia. Più che intristirti e sperare che esca per Switch, io non penso che si possa. No, pensavo tutta una politica sul discorso. È di Microsoft. Sì, ok, ho capito. Vabbè, ma cosa vogliamo dire? Cioè che Microsoft ha tolto 100 esclusive di Xbox One perché non ha senso investire su sta console. Non so cosa vogliamo fare per Scorpio. No, però una cosa, scusate, è facile secondo me puntare il dito contro Microsoft, e forse pure anche un po' giusto. Però, come dicevo all'inizio, qua bisogna anche, per quanto mi siano molto simpatici, puntarlo un po' contro Platinum, perché in 2 anni hanno fatto vedere cose comunque discutibili. Se questo progetto non stava andando da nessuna parte di concreto, capisco anche le esigenze del publisher a un certo punto. Cioè, poi ripeto, è sempre figo dire Microsoft merda, la corporation cattiva e tutto quanto, e probabilmente c'è un fondo di verità. Però pure loro dovevano fare qualcosa, no? Il progetto sembrava che si fosse un po' arenato, almeno da quello che si sentiva dire, non erano, insomma, ci stava, cioè, no, ma anche da un anno all'altro, se ci pensate, sì. No? È arrivato la presentazione del primo E3, boh, ok. Quando si è rivisto a Colonia, col gameplay, con la gente che andava in giro, che scassavano il bossone, eccetera, eccetera, non è che sembrasse passato un anno, eppure lo era passato, no? Sì, non era proprio al centro della loro attenzione. Non l'ho visto dal vivo. Ho sentito però che c'erano delle cose fighe che non avevano mostrato, che tipo il protagonista e il drago potevano, sì, rimpallarsi, potevano... i nemici per fare delle mega combo, che poteva, sì, essere una, o anche tutta una customizzazione dei draghi, cambiavi tipo i costumi, le cose, eccetera, eccetera, che hanno fatto vedere a porte chiuse, sì. Cioè, però,
Mi hanno detto che era praticamente era come cambiare le armi di Devil May Cry, solo che al posto di cambiare l'arma cambiavi il drago, tipo. E quindi facevi una roba proprio super platinum, che come idea secondo me poteva anche funzionare, poi che magari l'esecuzione fosse un po' così, ok. A me comunque ispirava anche quello che avevo visto. Posso chiedere a Simone Bocedi su Twitter di smetterla di bullarmi? Lo sentirà nell'episodio. Va bene, possiamo parlare di Switch adesso finalmente? Vai, il 13, bene, presentazione 13, giapponese. A un'ora indecente, 5 di mattina italiane, Nintendo ha finalmente fatto lo streaming per presentare meglio Nintendo Switch. Cosa hanno mostrato? Hanno rimostrato l'hardware e hanno chiarificato alcuni aspetti che non erano chiarissimi. Per esempio, hanno detto che hanno spiegato meglio come sono i Joy-Con, il prezzo, hanno detto la data d'uscita, hanno chiarificato la lineup di cui sicuramente discuteremo. E niente, cosa ne pensiamo di questa presentazione? So che Vito è molto critico, Marco ha provato delle cose dal vivo, io vorrei sentire il nostro amico senza telecamera, Michele. Allora, io sono uno dei pochi che si è svegliato diciamo alla mattina alle 5, perché io ancora ci credo, e se non ti è rimasto perché una cosa. No, curiosità, quanti qui dentro si sono svegliati? Io sì. Tu sì? Poi? Vito si è svegliato. Io sì. E basta? No, io l'ho visto. Okay. Io mi sono svegliato tipo un'ora dopo e l'ho visto. Infatti, cioè io l'ho visto, mi sono svegliato alle 7, l'ho visto tranquillamente, sì, mentre facevo cose. No, io Simone? Io no. Ok. Quello che dico io è che se non ci è rimasto un cazzo di briciolo di gioia di essere ancora immensamente bambini dentro dell'annuncio di una console che comunque, essendo Nintendo o comunque qualsiasi console, ci dà il momento di gioia scema, anche se abbiamo più di 30 anni, qualcuno quasi 40, cazzo stiamo qua a fare. Quindi mi sono alzato con una sonno da bestia, con gli schiaffoni della mia morosa che mi dice: hai messo sulla sveglia alle 4:45, stronzo, e le avevo detto che non l'avevo messa su. Mi sono svegliato e mi sono cuccato al fatto che Nintendo Switch arriverà il 3 marzo, arriverà a €300, che non le cose più o meno diciamo di primo impatto, e poi sono partiti con una raffica. Sì, alle 5:04 ci avevano detto tutto, effettivamente. Sì, esatto, e poi dopo hanno cominciato a spiegare meglio. Vestiti come Pierino, però. Questo l'ha già detto. C'era tanta fantasia giapponese nel vestirsi. L'ha detto bene Tommaso, che e anche altri, discutendo sul gruppo Telegram a cui vi invitiamo di scrivere, che è proprio giapponese, cioè cazzo non gliela riescono a togliere dalla testa che la maggior parte delle console vendono fuori dal Giappone, che quindi devono impararsi l'inglese, che devono fare un po' di appeal a un pubblico diverso. È stato decente, però su mamma mia che siete critico. Perché i fucili di Splatoon com'erano? Ma erano bellissimi, ma dai! Era una roba giapponese. Posso dire una cosa al netto dei veramente personaggi assurdi? Mi ha stupito molto e secondo me è importante per capire un po' quelli che sono gli spostamenti aziendali anche all'interno della corporation, l'impatto e l'enfasi che ha avuto Koizumi, che è il director dei Galaxy, che di fatto ha presentato lo show. Perché Kimishima, ok, non è un personaggio come Iwata, si è sempre saputo, lui è uno più contabile, eccetera, eccetera, ha introdotto all'inizio la cosa, ha fatto l'inchino, se n'è andato ed è sparito. E poi quello che ha appunto tenuto un po' al centro della baracca non è stato Miyamoto, che era a New York, ma è stato appunto Koizumi. Che tra l'altro qualcuno ha detto che assomiglia a William Dafoe, in effetti ha delle sì, cose. È vero un pochino, sì. Sì, però è vero, sta cosa che dice Michele è vero, cioè che sono gli unici che non parlano inglese, che sono gli unici che ti arrivano col giapponese che fa l'inchino e ti fa, ti ringrazia 100 volte perché gli hai guardato il trailer. Esatto, alla stessa maniera anche, ritornando alla notizia prima, Camilla si scusa e promette di lavorare più duro perché non vuole mai più lasciare lockdown, dare disappunto alle persone. Io sta cosa, no, è diverso, l'ho sempre trovata divertente, però è difficile presentarsi al grande pubblico così, insomma. Esatto, però noi gli vogliamo bene, vaffanculo questo tipo di conferenza alle 5 di mattina, quindi per gente che va a vedersele in Giappone
è per noi, cioè tutt'al più puoi sì, dire fatene un'altra in America per il pubblico occidentale, ma però questa cazzo, è una roba per Sony, loro. Sony no, invece ho apprezzato e probabilmente se l'è cuccato Marco meglio di tutti noi, perché tanta roba è a livelli a cui probabilmente noi poveri mortali non veniamo chiamati, il fatto che c'erano milioni mi pare un 4 o 5 iniziative fisiche reali e ce ne saranno 18 almeno negli Stati Uniti di presentazione nei negozi reali. Quindi prima Marco e altri sono andati a Londra, altri erano a Las Vegas, altri erano, non mi ricordo se a Parigi mi pare Francoforte o Monaco, uno, queste tre città europee c'erano, e poi sì, c'erano negli Stati Uniti e ovviamente in Giappone. Esatto, ma adesso fanno un tour o comunque aprono nei negozi e ti fanno provare l'anteprima, cosa che per Nintendo è un altro grosso passo avanti, e comunque non mi sembra un'idea sbagliata quella di dirti esattamente come quando arrivava il Wii, guarda, tu non sai come cazzo è fatto, non sai qual è l'impatto su come lo usi, te lo facciamo provare prima. Così mi sembra un po' tardivo, però, considerando che escono il 3 marzo. Vabbè, tardivo non lo so. Che cosa... Cioè, ti sarebbe non piaciuto provare? Te lo devono vendere il 3 marzo? No, no, nel senso sì, che secondo me inciderà poco questa cosa, però sì, va bene farlo, sono d'accordo. Cioè, secondo te inciderebbe di più se l'avessero fatto vedere prima? Perché? Sì, sono perché convinto... per esempio se lo mettevi alla Games Week, ti faccio un esempio, che stava a ottobre con 40.000 visitatori, quanti ne ha avuti in Italia, ok, aveva un altro impatto anche in termini di marketing, di esperienza, di volano, di passaparola, eccetera, eccetera. Però vabbè, meglio farlo così che non farlo. Ci mancherebbe. Sono d'accordo. No, ci arrivo. Allora, vado sul commento, scusatemi, così ci arriviamo. Il punto è, a parte che vabbè, prima di questa presentazione ero scettico perché ero convinto che questa console fosse un fallimento totale e che non avesse un pubblico, dopo la presentazione la mia opinione secondo me è anche peggiorata rispetto a quello che vogliono fare, non a quello che voglio io ero contento col Wii U, fanno Switch, poi ci mettono Zelda, ci mettono Mario, sta a posto, ho buttato 4 piotte, però fondamentalmente su me cambio poco. Il punto è, questa console, per come la vedo io, la vendono solo puntando sull'idea ghiaccio nel bicchiere stile Wii, su cui hanno puntato molto secondo me nella presentazione, cioè la nuova idea, non guardiamo lo schermo, è quella dei cubetti, parla del ghiaccio, il Rumble HD, dico, nel senso sull'idea diversa, ma quello come spariamoci, che è quello che hanno fatto molto nella presentazione, si è tornati molto a quell'impostazione in cui noi facciamo una cosa diversa, ma quella cosa va preparata meglio, con più tempo, e loro sono partiti, non so per quale motivo, a un mese dal lancio, cioè la presentazione arriva a un mese dalla console e la gente normale non sa che cazzo è Switch. Quella roba lì, se vuoi venderla, no, però aspetta, però la gente normale invece ha visto, in tantissimi milioni hanno visto quel trailer di presentazione. Guarda, dico solo un dato, cioè quel giorno lì che è uscito il trailer di presentazione di Nintendo Switch, quello con Karen, eccetera, eccetera, quel trailer lì, che a me non aveva convinto particolarmente, è uscito insieme lo stesso identico giorno di Red Dead Redemption 2, tutti dire ah, che coglioni, ma si può uscire lo stesso giorno di Red Dead Redemption 2, il trailer nuovo, eccetera, eccetera, e hanno visto molto di più il trailer di Nintendo Switch che non quello di Red Dead Redemption 2. Però venderà più Red Dead 2 che di quanto venderà Switch, secondo me è un dato relativo. Nessun dubbio, però secondo me il punto è che è una console nuova, è un seguito di un videogioco. Cioè, no, però la gente, scusami Vito, la gente sa un po' che cos'è. Adesso non chiunque, cioè, se va da mia nonna non sa che cazzo è. Secondo me è quello che vogliono vendere, però non hai capito. Il problema è che loro vogliono fare, da quello che vedo sinceramente, perché non sarà mai la console vado contro PlayStation 4. Se vuoi fare la console a vendere alle vecchie, ai bambini, ai casual gamer, non ci sei dentro e sei partito in ritardo. No, ma loro non vogliono vendere, no, Vito, loro non vogliono vendere direttamente al mercato casual, non è questo. Quello loro che la loro vogliono vendere a chi non ha comprato il Wii U. No, quello che, cioè sì, vabbè, chiunque, però quello per come loro l'hanno posizionata, loro hanno praticamente due tipi di audience a cui si stanno rivolgendo. La prima è quella, insomma, di quelli un po' nostalgici, affezionati a Nintendo, che vogliono il nuovo Zelda, il nuovo Mario, anche se il nuovo Zelda in realtà ha un appeal molto più ampio di quanto si possa pensare. Una cosa, Ferruccio, quel pubblico lì è un pubblico che si sta sempre più, col passare degli anni, dei decenni, delle generazioni, sempre più stringendo,
Sì, vai a vedere quanto ha venduto il NES Mini e vedi. Il, o comunque è la domanda sì, che vai, c'è. Vai a vedere quanto ha venduto il Wii U. No, ma il NES Mini ha venduto tanto... Aspetta, fatemi finire un attimo. Il Wii U non ha venduto perché non si sono saputi rivolgere a quel mercato, è perché il Wii U è uscito anni fa, quando ancora questo mercato non era maturo. Questo mercato era fatto di gente, è fatto adesso di gente che ha più potere di, come si dice, di spendere, poi c'è anche un po' la cosa della nostalgia che prende piede sempre più ogni anno. Quindi, e così via. Quindi Ferruccio, secondo te qual è il mercato di Wii U e qual è il mercato di Switch? Wii U, loro hanno provato a rivolgersi agli stessi che avevano preso il Wii, ed è stato naturalmente fallimentare perché non hanno neanche saputo spiegare che era un'altra console. E a quel tipo di pubblico lì, fra l'altro, l'idea di una nuova console manco gliela puoi spiegare perché non gliene frega un cazzo, non hanno proprio il concetto di comprarsi una nuova console, quindi insomma era fallimentare in partenza. Qui stanno tentando di rivolgersi, come dicevo, al pubblico quello insomma tradizionale dei videogiochi e al pubblico un po' più ampio, quello che so dei genitori, quello che di recente ha giocato a Pokémon Go. L'abbiamo messo. Ma scusami però Ferruccio, la gente quando gli fai vedere One to Switch stai parlando esattamente in teoria loro a quelli che hanno comprato il Wii. Sì, ma è un gioco non è solo, ho capito, ma che enfasi ha avuto all'interno della presentazione? Ma neanche tanto in realtà, cioè sai come la penso? Io penso che loro abbiano abbiano mostrato il concept della portabilità ibrida con la console da casa eccetera che aveva convinto ed era piaciuto. Aveva secondo me quel concept lì e ha ancora il problema, sono d'accordissimo con Vito, di essere sparare un po' nel mucchio, perché ok va bene, quindi questa cosa qua è una selling proposition vera per chi? Cioè perché per uno che gli interessano mediamente i videogiochi o non gliene frega un cazzo, non è sicuramente, allora la compro per questo. Per uno che è un hardcore gamer super appassionato, boh. E quindi secondo me durante questa conferenza del 13 hanno voluto, e la cosa mi ha stupito molto, ritirare fuori il motion control in un tentativo totalmente fuori tempo massimo, secondo me, proprio di far vedere a sta console c'è anche questa cosa qua che vi era piaciuta all'epoca e c'è. Beh, vabbè, c'è ma non è, che non è che se la sono inventata per la conferenza, cioè è una cosa che hanno pianificato per la console, cioè è una cosa senza che dubbio, hanno deciso. Come l'hanno però come l'hanno presentata. Tra l'altro guardate ragazzi che c'è un buco di mercato dal punto di vista proprio del mercato di console, comunque di videogiochi per famiglie. Sì, ma questo il problema è che questa buco, cosa che hanno presentato loro si pone, è costosissima, poi ci arriviamo, perché è costosa per essere quella roba lì e soprattutto secondo me non è più rilevante, cioè alla gente di giocare muovendosi le cose, l'hardcore gamer non gliene è mai fregato un cazzo, a me spiace perché a me tra l'altro piace il motion control, ma vabbè, a chi piaceva quel tipo di suggestione lì, si è rotto i coglioni perché a lui l'ha comprato e ce l'ha impolverato da 13 anni insieme alle Scusa, ma tu avresti voluto che non avessero descritto come funzionano i joypad, non avessero fatto allora a parte che quel gioco lì doveva essere incluso e non venduto a 50 euro che è uno scandalo, a maggior ragione ci arriviamo. Sì. A maggior questo ragione dovevano includerlo, sono d'accordo tutti penso, ma è il gioco, ve lo dico, è una cagata allucinante, cioè io sono uno che ha giocato penso 20-30 ore a Wii Sports e ancora di più a Wii Sports Resort e mi farei una partita in questo momento a Wii Sports se avessi amici qua per giocare, perché insomma era un divertimento scemo, non me ne fregavo un cazzo che la racchetta non era 1-1 perfetto, chi se ne frega, era una cosa così divertente e insolita e quando è uscita totalmente sopra le righe, fuori dal coro. Ci ho detto, cioè tra One to Switch e Wii Sports c'è un abisso, ma in tutti i sensi, sia a livello di comunicazione sia proprio a livello di esperienza in sé, cioè è una roba che provi per 30 secondi, l'hai fatta, la riproviamo un'altra volta, ok basta, cioè ha una profondità ridicola. Io con i miei figli ci giocherei, cioè è uno dei giochi che io pianifico di comprare, perché secondo me con i bambini in famiglia così secondo me è divertente. Però Ferruccio, quello che dicevo io è che se vai verso, diciamo che vanno verso tutti e due i pubblici, verso quel pubblico secondo me l'idea è tanto meno forte rispetto a Wii Sport, che vuoi non vuoi, una merda, impreciso, però era comunque una roba che spaccava o spezzava rispetto al passato.
Questa aspetta. Sembra un more of the same, quando però la stessa gente gli interessa ancora. È quella roba là. Però quello che proprio non capisco è perché poi c'è un settore in cui gli faccio Zelda e faccio Mario, ma uno che non ha comprato il Wii U, ma perché cazzo dovrebbe comprare Switch? Perché lo puoi staccare e portartelo 2 ore fuori da casa? Scusami, io non capisco. Allora cosa avrebbero dovuto fare, scusami? No, io non lo so, lo devono fare loro, o presenti l'idea nuova o non ha nessun senso fare la fotocopia. L'idea nuova Vito, scusa, in realtà il mondo dei videogiochi è fatto di concept molto simili, dove le uniche differenze sono dei dettagli. Non è il problema del concept. Perché, ascolta, tu dimmi, cioè, perché uno che non si è comprato il DS avrebbe dovuto comprarsi il 3DS, che è identico. Chi te l'ha detto che se l'è comprato, visto che le vendite sono scese da anni a questa parte? Vabbè, ma cioè, il mondo delle console è fatto così perché uno che... Non hai capito, è una roba di 5 anni fa, non riesco a capire come cazzo Nintendo pensa Vito, se uno non si è comprato PlayStation 3, perché si compra PlayStation 4? Intanto PlayStation 4... Perché c'ha giochi meglio, c'ha la grafica meglio, lo puoi convincere in un altro modo. Non hai convinto la gente a comprare... Fammici arrivare, non è la grafica meglio, non ce l'hai, è quella roba lì. Se sappiamo che se c'è un livello forse è di poco, perdonatemi, quindi la parte tecnica l'abbiamo fatta. Non riesco a capire quale sia il motivo che deve, perché gli rifai Mario Kart, che non ci hanno messo manco le piste e quindi si sono fatti sotto. Fatto secondo me portati, non possono diverso, entrare più in questo mercato facendo console. Ma perché la loro idea, non c'hanno le terze parti, la console solo Nintendo da accostare alla PlayStation 4 è una cosa per noi, non è una cosa per il grande pubblico. E se ci hanno in mente di fare la console solo Nintendo da accostare a PlayStation 4, sono dei cretini perché ci avevano il Wii U. Questo dico io. Ale, cioè, io ti dico che ma no, dico, dai, secondo, no, me, scusate, allora, secondo me non era più vendibile, non era mai stato interessato a nessuno. Cioè, il Wii U non venderebbe a 99 euro o dollari come non aveva venduto il GameCube, ma molto meno venderebbe. Cioè, del Wii U è chiaro, non è mai fregato niente a nessuno. Un'idea che non era interessante. Switch, comunque Switch, comunque già solo per il reveal che ha avuto, ripeto, più visualizzazioni e più interesse si vedeva. Fino all'altro ieri comunque i feedback erano positivi, magari non il mio, però in generale erano molto positivi. Sicuramente ha suscitato più interesse che non quello che aveva mai saputo suscitare Wii U, ma questo è oggettivo. Secondo me da qui a un anno stiamo a parlare di disastro Switch, secondo me non li fa i numeri del mondo. Io sono abbastanza d'accordo che non la vedo bene nemmeno io, però comunque loro ci provano e fanno cioè non è che potevano far finta di niente e continuare sulla via di Switch, cioè scusami, di Wii U, che palesemente non no, però è evidente il cavallo morto, non è che non ce la fanno. Se tu vai a fare in una conferenza e ti presenti qui non ci crede più nessuno, cioè alla presentazione di Wii U c'era Ubisoft che ci credeva, c'aveva 2 esclusive, bello brutto, no? Zombie U era una merda, Rayman Legends era bello, c'era un po' di contorno, cioè hanno portato qualche Assassin's Creed 3, cioè, in questo non c'è niente, c'è la gente davanti, gli sviluppatori, i pubblici che dicono ok, stavolta prima vendi, poi ti seguiamo, poi perché prendiamo pure su gare. Ma è sempre così, dai, con il tempo è così. Non è vero, perché cose, secondo me già Wii U era meglio. Vito, scusa. Ma per favore, Vito, ma che cazzo, cioè, Vito, Mass Effect 3, Darksiders, vecchio di 2 anni, c'era Darksiders, c'era Rayman Legends, c'era Wonderful 101 come esclusiva, vabbè, ragazzi, invece che c'hai, no, Just Dance, e vabbè, ma qui è uguale, hanno annunciato FIFA e hanno annunciato Skyrim, ma ed non è uguale, nemmeno FIFA, ce l'hanno fra 7 mesi. Vabbè, è uguale a come, invece con Mass Effect in ritardo di un anno, cambia tanto. Vito, scusa, due cose. Sì, scusami, due cose. Stai scivolando nella sedia, quindi o ti tiri su nella sedia o abbassi la telecamera, perché fra poco non ti vediamo più. Seconda cosa, secondo me, io capisco benissimo quello che dici. Tu dici, vabbè, ma il Wii U non ha avuto successo perché cazzo fai una console che è quasi identica con dei dettagli diversi. Perché secondo me, quello che hanno deciso di fare, hanno deciso che il concept di Wii U era giusto, però l'esecuzione di Wii U era sbagliata. Ma io l'ho capito, secondo me è una cazzata, secondo me non era sbagliata l'esecuzione di Wii U, secondo me è sbagliata la console seconda da affiancare a PlayStation 4, perché il grande pubblico vuole giocare anche l'altra roba e con la Nintendo te la sei preclusa perché non ci arrivano nemmeno le conversioni. Se vuoi fare la seconda console, Vito, ma nella generazione 99 euro con la roba Nintendo, cioè non... Scusa Vito, ma allora Wii com'è che ha venduto quando c'era PlayStation 2 che già vendeva decine di perché milioni? Perché Wii ha vinto con la sua idea del cazzo e ha inculato tutti.
Questa è semplice, non è che ci vuole, è uscito, cioè, una roba troppo. No, scusa, no, ma non ho capito, e non era una seconda console. No, 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 era, no. Era la prima per gente che non comprava neanche le altre, hai capito? Mio suocero, quello che non mi dà una lira, che diceva, c'ha la Wii a casa, non mica c'ha la PlayStation. Sono pieni. Non comprerà mai più un'altra console. Bravo. Io non ho capito, però cosa, non ho capito secondo voi cosa, cioè, a me sembra un po' che le critiche a Nintendo da almeno una decina d'anni a questa parte vadano praticamente in automatico, no? Cioè, qualsiasi cosa Nintendo fa, la cosa è tipo dovrebbero fare software. No, per questo è troppo simile a Wii. La mia non è nemmeno una critica. La mia è non vendete un cazzo. Ma tu stai completamente ignorando. Allora, intanto vediamolo. Quando aspetta, Vito, faccio invece di parlare di Aria, allora c'hanno 2 milioni di console disponibili, avranno 2 milioni di console disponibili al lancio a marzo. In America tutte le maggiori catene sono già in sold out. Sì, no, raga, occhio perché le quantità poi sono dire sold out, ma la quantità è importante. Io ho sentito 2 milioni, cioè, stanno allocato 2 milioni di console per il lancio in tutto il mondo. E sai quanta gente ha prenotato su Amazon per dire poi tolgo un minuto prima? Cioè, non... Sì, vabbè, ok, tutto quello che vuoi, però fatto sta che di recente, fra la storia di Pokémon, la storia del mini NES, il mini NES è ancora introvabile in America, ragazzi. Ma perché ne hanno fatti pochissimi, Ferruccio? Ma ne hanno fatti pochissimi, di che? Ma sta vendendo un sacco, quelli che hanno fatto vendono. E comunque non c'entra, cosa c'entra il NES? Ma li fai, Switch li fai, è che mini NES, ma Switch come nasce? Una console che vuole vendere almeno 30 milioni di pezzi nella sua storia, 20 milioni, quanto vorrà vendere? Wii U ha venduto i 13 e si stanno vergognando, immagino che vogliano farne almeno 30 milioni. Ma certo che venderà di più, io ne sono sicuro. Che tu prendi come grande successo, avrà fatto 500.000 pezzi e basta, no, poi è finito, perché tra 5 minuti non se lo compra più nessuno, no? Cioè, che cazzo di paragone è? Il punto è, questa console, tu sei convinto che questa console così com'è venderà più di Switch? Allora, scusa, questo mi sembra un discorso, cioè, quindi se loro lanciano un prodotto che è sold out ovunque, che sta vendendo, che è su eBay, sì, si trova a cioè, sold out ovunque perché l'hanno stoccati pochi, te lo ripeto. Guarda, che Amazon sì, non lo sappiamo, bisognerà capire bene nel tempo. Noi stiamo andando di previsioni, Ferruccio, no? Loro stessi hanno detto che scusavano, ma no, un mese fa, anche tipo settimana scorsa, si sono scusati perché non c'è stato il restock al Nintendo World Store, c'era la gente fuori in fila per prendersi le cose a New York per il NES. Voglio dire, c'era gente che non gli avrebbe dato 2 lire su sto prodotto, per dire. Ma il Wii, io capisco perché lo paragoni alla console di nuova generazione. Perché non mi sembra che stiano facendo molti errori di recente, questo sto dicendo. Non mi sembra che il modo in cui stanno posizionando Switch sarà almeno al lancio, secondo me venderà molto molto bene. Io vedo un sacco di entusiasmo in giro, come non ho visto per Nintendo da anni. Dico una cosa, poi facciamo sempre parlare anche Michele e Simone che non hanno detto niente. Io oggi sentivo parlando così in chat, nella chat di Telegram che abbiamo, cioè effettivamente qualsiasi cosa faccia Nintendo non va mai bene, perché qualcuno si lamentava ma non ci sono i multi piattaforma, qualcuno ha detto sì, però per esempio esce Rime, esce Rime e un altro ha commentato sì, ma c'è anche sulle altre, e allora che cazzo volete? Vabbè, capito vabbè, ok, però non è che puoi stare dietro c'è un multi piattaforma alla qualunque. Allora, come sul Wii, siccome hanno creato una console che proprio per hardware non è fatta per i porting, come su Wii, se venderà, usciranno dei giochi esclusivi. Tu dirai, ma non c'hanno la grafica grossa, eccetera, chi se ne frega? Su Wii alcune terze parti hanno fatto dei giochi esclusivi e non erano nemmeno brutti, che poi la gente li abbia comprati o no, è un altro discorso. È la conseguenza del Wii, smettiamola di considerare il Wii un successo. Hanno venduto hardware e hanno venduto un cazzo di gioco. Non è stata una console di successo. La razza di giochi vendute su Wii era bassa. Sì, vabbè, ma hai venduto un elettrodomestico che a Nintendo va benissimo. Ascolta, Vito, però era bassa perché. Era bassa perché le software house ci mettevano della spazzatura. Era bassa perché quando ci li mettevano i giochi non se li inculavano. Perché la gente il problema dove sta? Non c'è, il problema è che non lo rifai con Switch, non è un problema. Se Nintendo gli riesce sempre, bene, infatti ho detto... Ma
se si salvano, si salvano se la gente si innamora del cazzo di ghiaccio. Ma Switch è molto più di, ma Switch è molto più simile al Nintendo 64 che non al, no, al Wii. Ma no, ma al 3DS. Ma Nintendo, no, 64, ma no, è, ma ha già, ha preso le pizze da PlayStation, tra l'altro, in un mercato in cui erano solo, sì, loro stata, due. Sì, ma è stata, ma no, una, dai, una, è stato, come successo, fai a dire una cosa del genere? Ma perché lo Switch non ha niente del Wii? Non ha niente del Wii. Ma come non ha niente? L'hanno presentata con una roba col motion control ovunque. Che ma torna, Salvatore, raga, un gioco. Hanno fatto vedere un sacco di altre cose. Non è vero, ma non è vero, non è vero. A ma parte che un gioco, no, scusami, Ferruccio, un gioco è l'unico gioco esclusivo al lancio di Nintendo di Switch, è quella roba lì. Fai conto, Zelda, ricordiamolo che esce su Wii U. Quanto Switch? Zelda è un gioco che esce anche su Wii U. Sì, ma esce dopo su Wii U, ma non gliene frega un cazzo di niente. Ma come esce dopo su Wii U? No, esce 3 marzo, insieme, esce assieme. E costa 10 euro meno. Non se lo comprerà nessuno per Wii U, o comunque quelli che non si possono comprare Switch magari se lo pigliano là, non lo so, ma è irrilevante perché comunque stanno puntando, cioè il titolo grosso, non mi venire a dire che è Want to Switch, dai su Wii. Il titolo grosso non c'è. Va bene, il titolo grosso è Zelda che non è un gioco per Switch. Sì. Sei tornato dopo che l'elettricità, il gioco per 360. L'elettricità ti ha tradito. Ma sì. Secondo te, scusami, quanta gente spenderà 500 euro per giocare a Zelda? Sì, ho capito, però Marco. Molti, se c'è un titolo che fa comprare... vi muto? Guardate che vi posso mutare, Sì. Bene. No, faccio parlare Michele, però sì. Simone, contrario. Ma io, cioè, onestamente la vedo abbastanza come Marco, Vito, cioè, no, l'entusiasmo che c'è intorno alla console, di cui tra l'altro si parlava anche in termini cioè, voglio dire, di visualizzazioni, di social, di gente che ne parla e quant'altro, secondo me va anche quantificato rispetto al periodo, al momento, e adesso una cosa del genere c'ha chiaramente un impatto diverso di quando è stata fatta con Wii U, in cui, voglio dire, non esistevano le dirette, no? Twitch era fantasia, e col Wii, in cui non c'era YouTube, e così via, ma il Wii ormai si parla di eoni fa. E io credo che la console è molto carina, poi ho letto, sono il primo fan di Mottura, probabilmente. Penso che stai verso male. Ho letto tutto, quasi tutto, quindi la componentistica, non tanto l'hardware che c'è dentro, che è ridicolo, però la componentistica, il rumble e quant'altro, è tutto fatto molto bene. La console quindi mi piace, io l'ho prenotata, eccetera, ma sono io. Se devo fare un discorso di grande pubblico, cioè può questo prodotto rimettere... riportare in auge Nintendo facendogli vendere quanto abbiamo detto 30 milioni di console? Beh, io penso sia il target minimo, cioè se no ecco. Se 14 è un fallimento, cioè il punto è così, dati di vendita alla mano, ma le portate, gli handheld Nintendo stanno continuando a vendere come prima? Io... un terzo rispetto al passato. Appunto, quindi, la risposta... Beh, però scusa, no, però il DS era super, è un'eccezione della Madonna, come lui. No, ma è anche quelle sono cose. Scusate, però il 3DS ha venduto 61 milioni. Ma infatti, il 3DS è andato benissimo, Michele, anche considerando il fatto del mobile. L'hanno venduto a tutti il 3DS. Il DS non è paragonabile. Lo Switch è in quella vena lì. No, questa cosa invece in realtà secondo me ce n'è convinta la gente perché i rumor parlavano di ibrido. Tutto quello che fa Nintendo sembra non andare in quella direzione, a partire dal prezzo iniziale. Perché veramente il prezzo iniziale, scusa, in quanto 3DS a quanto ha lanciato, scusami. Il credo allo stesso 249. E se è vergognare ti ha ridato 50 euro perché era sbagliato il prezzo iniziale, se non mi ricordo male, c'è stato l'ambassador program. Lo Switch fino a 5 minuti fa tutti gli analisti davano una forchetta tra i 300 e i 400. No, no, 249, no, non è vero, tra i 249 e i 299 quasi tutti, dai. Ok, io guardavo quelli non cosa, quelli che guardavano le azioni di Nintendo, che guardavano molto più alto. Già il prezzo così ti dice che non è impostato per venderlo ai bambini o alle famiglie che non gliene fregano. È la quarta console più economica mai lanciata, cioè... No, è il contrario, sì, comunque, Ferruccio, è la console di Nintendo più costosa di sempre in Europa, esatto. Senza gioco. No, è perché non consideri l'inflazione. Non consideri l'inflazione, considerando l'inflazione. Ma dai, per favore. Ma scusa. È la console di Nintendo più cara mai lanciata in Europa.
che non abbia un gioco incluso, e quando esce, nel momento in cui esce, per come è fatto il mercato, è più cara di PlayStation 4 e Xbox One. Corretta per l'inflazione, le uniche due console Nintendo più economiche nella storia sono state Wii e GameCube. Tutte le altre sono costate di più. L'inflazione esiste, ragazzi, non è, non facciamo adesso tipo di Battista. So, penso che il prezzo sia, cioè, o era un prezzo molto basso, è rilevante, cioè non so, i 50 euro, cioè o facevi il prezzo da portatile, ovvero 199, certo, quando hanno cominciato a comprare il DS, il 3DS, cioè, perché a 250 non vendeva il 3DS, se non ricordo male. C'è stato il momento iniziale, problemi, Ambassador Program, abbiamo cominciato a vendere quando poi sono arrivate le secchiate. Il problema è, non sta andando nella direzione facciamo la console unica, che aveva un senso per tutti. Loro vogliono fare ancora l'home console contro PlayStation 4 e One, vendendo forse ad altre persone. No, sì, non c'è niente che vada nella direzione dell'ibrido. Non ci sono più gli studi che fanno i giochi per portatili a Nintendo, hanno accorpato tutto. Più di questo è vero, questo è vero, Vito. Cioè, sarà un ambiente di sviluppo unico. La roba non sarà più che fanno il direct per il 3DS con 12 giochi e il direct su Wii che esce un gioco. Però questo è la presentazione non l'hanno enfatizzato. Ma cosa devono enfatizzare? Scusa, non è una notizia che il pubblico manco capisce. Infatti, però, non prendere sul personale, però potevano dire qualcosa riguardo, ad esempio, che ne so, i primi titoli scaricabili e l'unificazione di alcune. Quindi adesso loro hanno abbandonato il non esce più un cazzo. No, per quest'anno uscirà la roba che hanno annunciato e che continuerà ad esserci. E poi, vabbè, ma ragazzi, ma il 3DS lo guardate? Cioè, che grafica c'ha? Adesso va bene tutto. Sì, 3DS però, non può reggere più di tanto, insomma. Dai, cioè, ha sparato comunque qualsiasi cartuccia. Sì, che sia così fondamentale. Eppure sta vendendo benissimo ancora. Quindi esatto. Andrà avanti, per un anno. Ora, e poi, chiaramente verrà sostituito, dai. La console qua, quanta strada può fare? Può gestire quella strategia di ibrido? Ora, la dimensione di sta roba non è piccola, quindi non è proprio un'unità portatile. Se è un ibrido, deve fare veramente dei risultati clamorosi. C'è il problema del prezzo, c'è il problema che comunque sia la batteria dura poco per essere un portatile, quindi comunque te la devi giocare su un televisore, su una console fissa dove c'è una concorrenza peggiore. Cioè, adesso, ma non è un portatile proprio come ingombro, dai, non è proprio... C'è la dimensione. Scusa Marco, tu l'hai provato? Cioè, se Nintendo avesse comunque sia tutti i suoi sviluppi di software, li convogliasse all'interno di una sola console, chiaramente ci guadagnerebbe. Questa è una buona notizia, chiaramente, per Switch, per Nintendo, per il mercato, quello che vuoi. Però forse è l'unica. Cioè, poi per il resto c'è uno Zelda che vogliamo tutti giocare, che esce anche per Wii U. Ho visto i confronti, sì, le texture sono un po' migliori su Switch, però si può prendere per Wii U. Splatoon 2, va bene, ci sto, poi bisogna aspettare Mario. Tanto Splatoon 2 voglio capire esattamente cosa aggiungono, perché non è chiarissimo ancora. Scusa Mario, Marco, secondo me il punto, Marco, il punto tu l'hai ritenuto in mano? Lo Switch. Sì, certo. Come ti sembra rispetto a... Perché a me è sembrato dalle foto che sono state messe online del confronto col padellone del Wii U, sembra molto più piccolo. Non c'entrano nulla, hanno un feeling completamente diverso. Parla di dimensioni però. A me non sembra così tanto. Sì, ok, però... No, non è così. Aspetta che mi riprendo Manu Yuki adesso. Ah no, ce l'ho già. Vabbè. No, è grande più o meno come un tipo una custodia di un DVD, dicevano, messo in orizzontale. No, non è piccolo, eh. La differenza enorme è che il Wii U sembra veramente un plasticoso giocattolo, e a me il gamepad non è mai piaciuto proprio come feeling e come schermo, e invece questo, pur non sembrando di avere in mano un tablet ultimo grido della Madonna, eccetera, un prodotto Apple, eccetera, eccetera, lo vedi, e soprattutto vedere che fa girare quelle cose che fa girare, vedere che ci si muove a 60 fps Splatoon, che ci gira Zelda che è identico alla TV, eccetera, fa sicuramente la sua porca figura. Poi naturalmente troverai sempre quello che dice: ma cazzo, 720p sullo schermo, ma minchia, il bordo nero di 2 cm, quanto mi dà fastidio.
tutte osservazioni che possono essere corrette, scorrette, non lo so, va anche a gusto. Di certo non ha quella sensazione da giocattolo del Wii U, non ha, soprattutto stupisce perché è molto sottile, cioè è veramente una cosa che tu la pigli in mano e dici minchia, ma che cosa, appunto, high tech, perché non ha, se ti cade hai paura che ti si rompa, per dire. I controller sono estremamente incastrati lì bene, fatti di un materiale di alto profilo, eccetera eccetera. Poi dei controller, magari ricordatemi di aprire la parentesi, o la apro già adesso, ok, i controller inseriti a lato della console, quindi quando la usi in modalità portatile è figa, funziona, è molto bello Splatoon, il motion control che già assistivano alla mira in Splatoon, l'hanno riportato paro paro qua, funziona benissimo ed è una figata. Il controller usato in orizzontale, che era una cosa che mi aveva lasciato molto perplesso durante la presentazione, quella del video che si era visto a settembre, quando era stato. Ah, cioè lateralmente, messo di lato. Sì, esatto, tipo sì. NES, cioè... per me è abbastanza un no, nel senso che è estremamente piccolo, cioè molto piccolo, e essendo pensato per essere usato tutt'al più in verticale, ovvero con i tasti sopra la croce e viceversa. Ma sì. Io l'avevo interpretato o come controller di emergenza quando vuoi giocare, per bambini. Allora è il controller, stavo dicendo di quello, tu vai al camping, te lo porti dietro, insomma. Ok, bravo. Cioè, però, se giochi così, o se giochi ad Arms, che tra l'altro è molto bello, magari poi ne parliamo, e quindi lo prendi in mano e lo usi solo come cosa di input di motion control, è una cosa. Se tu pensi di andare da qualche parte con qualche amico e giocare per magari un'ora, due ore a qualche cosa di un po' più elaborato, con quel controllerino lì, che tra l'altro ha la levetta analogica e i tasti, sono pensati per essere usati normalmente in verticale, per essere a portata di pollice, no? Quando tu invece lo metti in orizzontale e te li trovi al centro di questo controller, estremamente piccole, molto vicini uno all'altro, non diventa comodissimo. Così come non è comodissimo quando li metti nel pad cane, il grip, quello che è incluso, che serve per, appunto, metti la console nel dock, ti siedi sul divano e giochi con il pad vero? È un pad classico? La posizione dell'ana... No, è incluso, ma non è incluso quello che ti ricarica. Okay? Non ricarica quello. Non ricarica. Quello che c'è incluso è un pezzo di plastica. Cosa, esatto, chiariamo sta cosa, Marco, vai, che è stata... C'è la gente che si... Quello che è incluso è un pezzo di plastica che ti permette di inserire i Joy-Con in questo guscio a forma di controller. Non di ricaricarli. Allora, io ho letto che durano 20 ore comunque. Durano 20 ore, cioè, con batteria dei tutta sta polemica, cioè 20 ore non ci gioca nessuno di fila, a un certo punto lo appoggi sulla dock e finisce. Sì, conto che il punto è che se ti si stanno scaricando e tu volevi andare avanti a giocare, non li avevi caricati la sera prima. Abbiamo i telefoni che durano, c'hanno una carica che dura 9 ore, dai. No, è un non problema. Sì, ma non puoi, no, però scusami, no, il telefono lo puoi usare se lo metti sotto carica. Mm-hmm. Lo Switch non lo puoi usare se metti il gioco. Lo anzi, lo usi come portatile, non puoi vederlo in televisione, però. No, ok, in quel senso lì tu metti i controller sul Switch. Quindi secondo me è un non problema, però a Nintendo quanto costava mettere il pezzo con la ricarica dentro? Secondo me spendendo un centesimo non ti facevi tirare merda addosso, poi sì, anche secondo me... Al di là di questo, cioè il punto è che quando li inserisci in quel coso lì, l'analogico di destra non è in una posizione super comoda, perché comunque di base quei cosi lì sono pensati per essere... comodi soprattutto nell'utilizzo portatile con lo schermo integrato. Tutte le altre versioni d'uso, che pure possono esistere e funzionare, sono un po' come dicevi tu, Ferruccio, non mi ricordo come le hai definite, il controller d'emergenza, una roba del genere. Sì, cioè, sì. Ma poi guarda, così. da padre di due bambini, questa cosa, cioè, io lo so benissimo come verranno usati i due cosi laterali, cioè, sarà una cosa, secondo me, guarda, questi due controller che sono inclusi in ogni Switch e sono funzionali per qualsiasi gioco, così e puoi giocare qualsiasi gioco in due, questo qua farà la differenza, secondo me, per i bambini o i ragazzini o quelli che se lo portano a scuola o all'università o dove te pare. Secondo me questa sarà una delle cose più che si riveleranno più importanti di Switch, secondo me. Secondo me i ragazzini moderni proprio ci cagano qui. Sai cosa? Non c'è niente. Cioè, prova a giocare con un amico con un iPad. Che cazzo fai? Come cazzo fai? E i bambini ste cose, guarda, cioè... Ma tu senti tutti questi bambini che... Sai come fai? Online.
No, ma che online? Ma i bambini si vedono ancora. Ma che cosa online, i bambini? Dai. Io, allora, io sono accompagnato mio figlio a judo, 8-9 anni, c'avevano gli altri che fanno judo, lui 10-12 massimo, Clash Royale, dai sfidiamoci. E sì, vabbè, ma anche, anche 3DS hanno giudicchiato online. Cioè, ho capito, il Verruccio, però... Non è una cosa stupida, mi sembra rilevante. Cioè, io non penso che questo che fa vendere... Dunque, ragazzi, poi i bambini 329 euro, Sì, vabbè, pure guarda, ci sono bambini che hanno pure l'iPhone. Vabbè, ma quando, sì, esatto, quando mai sono stati i bambini a comprarsi la console? Sono i genitori che comprano la console. Sì, però sono i bambini che chiedono la console ai genitori e onestamente non vedo perché questa volta dovrebbero chiedergliela, no. Vedremo. Secondo no, è chiaro, se mi sbaglio come perché ci sta Pokémon, perché ci sbaglio, sta Pokémon. Io mi sbagliai col DS, ho detto sono uno stronzo, mi sono sbagliato col Wii, ho detto mi sono uno stronzo. Le altre volte che non mi sono sbagliato devi venire tu qui a dire sono uno stronzo, però. Quando Switch non venderà un cazzo, verrai qui e dire sono uno stronzo. Oh, vabbè, ok. Guarda, sì, quando succede dirò sono uno stronzo come Vito Iuvara, guarda. Col baffo, sono uno stronzo col baffo. Perché secondo me questa console non arriva a dicembre, io non è che cioè a dicembre stanno là con le mani negate lì, di che cazzo abbiamo fatto? Vabbè, al massimo fanno un taglio di prezzo, dai Vito. Per me quello vuol dire disastro. Ricordiamo... Se non arrivi a Mario vuol dire che non hai capito un cazzo, perdonami. Cioè a quel punto la devi far uscire a Natale. Se tu arrivi a Mario e dici tagliamo il prezzo, se no ce la sputano dietro, è il disastro. Non vuol dire che domani escono dai negozi e scappano, ovviamente. Allora, arrivi a dicembre che stai al taglio Ruggio, di prezzo e taglio vene. Ruggio è rimasto maglietta. E secondo me l'entusiasmo è guardabile. Io l'entusiasmo che vede Ferruccio in giro non l'ho visto. Ho visto un sacco di gente che ha detto, anche appassionato, bellissimo Zelda, che ci ha avuto veramente un trailer fuori di testa. Però ha detto che okay, a sto punto arriva a dicembre. Secondo me il punto è che è stato tantissimo entusiasmo. Il primo reveal, questo entusiasmo con i più dettagli, il prezzo, la lineup di lancio, le prospettive che hanno mostrato, secondo me ha raffreddato molto l'entusiasmo. Poi posso dirvi una cosa, un'altra cosa, probabilmente sarà solo Arcade Gamer o altro, però ricordiamo che Microsoft sa un pochino di più fare queste cose e in teoria, se non fa altre puttanate, quando arriviamo al prossimo Natale, quelli c'hanno Xbox Scorpio che si riempiranno la bocca di poligoni, miliardi, controller, sti cazzi e quant'altro. Non c'hanno, non c'hanno i giochi, quindi dubito che sappia fare. Assolutamente d'accordo con te. Ma soprattutto Microsoft, ma cosa c'è? Mi sembra una che Microsoft negli anni, cioè hanno sbagliato tutto a partire dal lancio anche loro. Tipo. Cioè se c'è una società che ha sbagliato tutto in questa generazione è Microsoft. Cioè proprio problemi grossi. Era in una posizione dominante, quindi ha sbagliato tutto due volte, perché cioè sì, ha fatto male e ha cancellato tutto quello di buono che ha fatto con 360. Ora Nintendo parte invece da una situazione dove di Wii U si vorrebbe probabilmente dimenticare, anche se finanziariamente non ci sono andati sotto perché sono un po' più pochino più efficaci. Comunque, ricapitolando quello che hanno fatto, così prendo un po' le feci di Tommaso. 3 marzo, $299, in realtà 329 euro, così perché a noi piace. Per la prima volta l'online sarà free trial fino a circa a fine 2017, dopodiché sarà a pagamento. Con la voice chat indegna. Esatto, e l'altra oggi c'era la spiegazione di Reggi. Sì, hanno fatto veramente di tutto. Hanno aggiunto una cosa che poi vi lascio stare, vi lascio litigare perché vi vedo carichi. Una delle attività che hanno fatto è stata tutte le altre console hanno l'Instant Game Collection o Games for Xbox Gold eccetera eccetera, loro hanno aggiunto il fatto che puoi scaricare un gioco intanto solamente NES o SNES, quindi praticamente l'hanno già fatto, gli serve solo l'emulatore che probabilmente avevano in casa da 20 anni già pronto, e i giochi scaricabili in NES e SNES sono a quanto sembra giocabili solamente per il mese in cui loro te li danno. Quindi proprio io questa cosa penso sia ingiustificabile, perché potevano vincere proprio a mani basse. Ti chiedevano 50 euro all'anno o 60 euro anche e ti dicevano hai tutta la libreria del NES, tutta la libreria dello SNES sempre disponibile finché paghi l'abbonamento. Secondo me così proprio vincevano. Allora si sarebbero rivolti al target che diceva Ferrucci. Sì, no, ma non lo potevano mai più fare. Cioè, ma la gente che ha vinto il Super Mario 8 bit 3 volte. No, il problema appunto è che hanno i fan che seguono, si comprano lo stesso
stesso gioco 30 volte, quindi dovrebbero rinunciare a una marea di soldi. Sì, ma quelli che si comprano ancora le console, però, che sono sempre meno alla radice. È vero che quelli che sono rimasti se le comprano, ma sono rimasti di meno. Vabbè, la cosa del servizio online è completamente proprio fuori dal mercato. Più che altro, cioè, quali sono i giochi online di Nintendo che giochi? Cioè, Splatoon e Mario Kart. Sì. Due giochi. Quanto paghi online? Sì, no, ARMS è un gioco nuovo che ho presentato che giochi online, per esempio. Però sì, Marco, tu quando paghi l'online su PlayStation, tutto, no? Cioè, giochi mille giochi. Puoi giocare Battlefield, puoi giocare Call of Duty, puoi giocare Destiny. No, ma poi c'è i Plus, cioè è non è una diversa, no? Qui c'hai due giochi che se non ti va a giocare uno, ce n'hai uno. Cioè, se non ti piace Splatoon, io non l'ho mai giocato online, per esempio, mi è piaciuta anche un sacco la campagna, però online non mandava. Ma perché cazzo, mamma per Mario Kart gli do i soldi a mese? Beh, però ragazzi, bisogna capire quanto chiedono, perché è vero che gli altri chiedono pochissimo, adesso. Gli altri chiedono tra i 4 e i 5 euro al mese, che sono una stronzata, secondo me. Bisogna vedere quanto chiederanno loro. Io dico una cosa, una riflessione, che tra l'altro non è mia, che aveva fatto Mattia Ravanelli, mio collega di IGN. Se si riprendono il gioco a fine mese, vuol dire che evidentemente lo valutano meno di quello che è l'acquisto che di solito ti fanno fare per comprare un gioco singolo, che di solito costa 5-8 euro, dipende. Quindi probabilmente il prezzo sarà inferiore a quello, il prezzo mensile. Cioè, se il costo mensile dell'online è tipo 2 euro, capisci che sì, sono sicuro che lo stesso potrebbero vendere, eccetera. Scusa, però te la potrebbero vendere in questa maniera, che non solo ti danno un gioco, ma ti permettono anche di giocare online. Quindi io non, a questo punto... Sì, perché aggiungono online, tra l'altro, al gioco per Super Nintendo o Nintendo, ci aggiungono l'online. Questa cosa è un po' più interessante, allora. Penso le classifiche, però, fondamentalmente. E sai cosa? No, aspetta, scusa. Questa cosa è più interessante, lo sai perché? Spider 2 giochi online. Esatto, e non solo. Col fatto che il gioco c'è solo quel mese, si accertano che ci siano un sacco di persone e ci giocano assieme. Sì, fanno più. Quindi, da quel punto di vista, questa cosa non, cioè, è quasi giustificata, però no, rimane una stronzata. Allora, però, tutto dipende. La stronzata vera. Ok, sì, se la stronzata vera è mai stata. Ok, sbaglio Marco, scusa, dai. Dicevo, la stronzata vera, secondo me, ingiustificabile è la voice chat, cioè quella roba lì del fatto di avere l'app che funziona solo sul telefono, che poteva anche essere una bellissima idea se fosse stata un extra, ma mettono l'extra e non mettono lo standard, con la giustificazione di Reggie che è no, ma perché andare in giro con i bulky headset, questa console è portatile anche, quindi no, ma che cazzo stai a dire? Cioè, va bene, quando vai in giro usi il cellulare con gli auricolari, che tra l'altro devi avercelo, devi avere gli auricolari, ma va bene, ce l'abbiamo tutti sto cazzo, ma quando sono a casa voglio giocare in un'altra maniera, la voice chat di sistema dentro l'OS me la devi mettere, ma stiamo scherzando? Oltretutto nemmeno c'è al lancio, cioè esce la console, esce Mario Kart, esce ARMS e la voice chat arriva quest'estate insieme a Splatoon. Ma, cioè, ma che guarda, cazzo Mario Kart, Mario Kart era senza chat su Wii U e non se ne è mai sentito la mancanza. Ma che vuol dire, Ferruccio? La voice chat non ce l'avevano, cioè non ce l'aveva da nessuna parte. Forse è il caso anche che si sia giochi. Ma tu giochi a Destiny perché ti serve la cooperazione, e in realtà Destiny è forse uno dei pochi in cui serve, o perché sei in compagnia di amici. Esatto, ma poi c'è crea atmosfera. Che cosa vuol dire? Posso giocare a Splatoon con la chat, sarebbe solo meglio, non peggio. Ma è più che altro è il modo moderno, contemporaneo di vivere il videogioco. Cioè, i famosi ragazzini che si devono vedere, cioè, quello che fanno è stare nei loro salotti a giocare a COD e a parlarsi in chat delle loro prime... Sì, a me sembra una console fuori dal mondo, fuori dal tempo, fuori dall'universo, non esiste questa console. Ma non solo per la chat, io la vedo proprio che è una console che è come se gli ultimi 15 anni non esistano. E loro dicono, ok, che non abbiamo il GameCube, ce lo siamo dimenticati, il Wii U ce lo siamo dimenticati, il Wii che non vendeva altri giochi ce lo siamo dimenticati, facciamo Switch. Vito, sei super robotico. Io aspetto Mecavito che torni qua a dire che è stronzo. Allora, sta cosa dell'online dipende tutto dal prezzo, però se la sono giocata male, perché potevano proprio fare
vincere facile, i giochi ce li avevano, solo che non vogliono rinunciare alla Virtual Console. Ma voi immaginatevi se dicevano tutta la libreria SNES, tutta la libreria SNES, quindi Super Nintendo, e poi nel tempo aggiungevano: ok, adesso Tommaso, ti devono vendere lo SNES Mini ancora. Ok, adesso tutta la libreria Nintendo 64. È chiaro che poi vanno in conflitto di interessi con altre cose che stanno cercando di venderti. Certo, io la dico diverso, secondo me. E poi l'altro problema, sembra una trollata ma non lo è che è facile fare l'Instant Game Collection su PlayStation 4 e su Xbox regalandoti un gioco al mese, perché escono 50 giochi su Switch, cazzo, non ci saranno tutti i giochi, e che cazzo inizi a regalare i giochi loro dopo 6 mesi, che oltretutto i giochi Nintendo rimangono allo stesso prezzo per 5 anni, cioè se uscite adesso comprate il Super Mario Bros. Chi mi scrive gli dicono: ogni mese dobbiamo regalare un gioco first party a 50 euro all'anno di abbonamento e non lo possiamo più vendere a 69. L'hanno dovuto riavviare. Giochi delle terze parti non ce ne saranno abbastanza, e quindi molto banalmente arrivi in un mercato in cui sei una pippa, l'online non lo sai fare, vai gratis. Cioè, quando Sony era dietro a Microsoft con l'online, l'ha fatto gratis Sony, quando era, ha recuperato, cioè anche adesso a pagamento. Comunque, scusate amici giornalisti, ma ci segnalano dalla chat che non è stato per niente confermata sta cosa che il gioco rimanga solo un mese. Cioè, sì, che è stata confermata. Sì, è stata confermata. È stata confermata. Gli amici della anche chat possono, sì, sì, la del culo. Dai, che Montura è uno serio qua dentro. Amica, abbiamo chiamato l'ultimo stronzo. Primo stronzo che era Ferruccio. Va bene, comunque parliamo della lineup dei giochi annunciati. Marco, abbiamo finito, abbiamo già parlato. Allora, per l'Europa ci sono 5 giochi che sono Zelda Breath of the Wild, che sono One to Switch, e quindi queste sono le due uscite di Nintendo. Poi c'è Skylanders Imaginators, Just Dance 2017 e Super Bomberman R. Tra l'altro, tutti credo a prezzo pieno. Scusa, io ho visto una foto di Bomberman con le gemme, che se vuoi continuare devi pagare più gemme. Ti risulta che sia free to play o era un modo? No, è a prezzo, l'ho sentito, me la dicevano prima che iniziassi questa diretta, il podcast, mi hanno scritto in una chat di amici che Bomberman dovrebbe essere a prezzo pieno. Quindi pare che è uscita sta news in America, non lo so. Cioè 60 bombe, prezzo pieno Bomberman, 60 Bomberman, sì, o 50, una roba del genere. E aggiungiamo una cosa che per me ci può anche stare: comunque i giochi sono stati alzati di 10 euro rispetto alla generazione scorsa, cioè come dicevo prima Zelda costa 70 su Switch e 60 su Wii U, e un gioco come One to Switch, che è l'equivalente delle produzioni diciamo non super full price, sarebbe costato 39 su Wii U, costavano 39 su Wii U, qua costa 49, e quindi hanno anche alzato di 10 euro. E un'ultima roba che volevo aggiungere sul fatto prezzi, che i prezzi sono fuori di testa secondo me per gli accessori, cioè gli accessori, un singolo Joy-Con costa 50 euro, due Joy-Con costano 80 euro, il classic controller costa 70 euro, il controller grip, quello che ricarica, costa 30 euro. Cioè allora, non è una console economica. Ok Marco, ma una cosa rilevante: il pad del Wii U costava 180 euro, se lo rompevi. Va bene, però. E qui è come se rompi Switch, però, Tommaso. Per qua, quella era una cosa super. È il monitor, era lì. Qua, però, scusatemi, una cosa secondo me è rilevante: il Wii U c'aveva buoni tutti i pad, GameCube, quelli del Wii, però questo no. Cioè, se io adesso voglio giocare con Switch a Mario Kart, mi devo comprare 70 cose piccoli. Perché non mi è sembrato che ci sia retrocompatibile con quelli del GameCube. No, non è stato annunciato così. Quindi adesso ricompro Mario Kart senza piste aggiuntive e mi devo comprare 10 pad. Come no, ce le ha le piste aggiuntive? No, i personaggi aggiuntivi. No, Marta. Questa è proprio. No, ma scusa, ma se c'è quella di Splatoon, si è vista quella che vede nel video, quella di Splatoon, esatto, infatti. No, c'ha le arene. Ah, è un'arena, hai ragione. Hai ragione, è un'arena del Battle Mode rifatto. Non ha piste aggiuntive. La news di oggi. Ha gli Inkling di Splatoon in più, però. Ha qualche personaggio. E secondo me, se vuoi rivedere Mario Kart, un DLC con 4 piste di quelli che sono usciti, che erano bellini. No, più che altro, secondo me, sapete cos'è? Che lo dovevano mettere al lancio, per esempio. Cioè, l'hanno messo un mese e mezzo dopo per far vedere. Ne parlavo ieri con Wallone.
garanzia, esatto. Non facciamo come su Wii, che abbiamo, Wii U, scusate, che abbiamo lanciato la console e poi per 6 mesi, 5 mesi non è uscito niente. Qua vi diamo un gioco ogni tot per assicurare continuità. Così facendo, però, il lancio è veramente desolante. E voglio dire, se ci fossero stati al lancio Mario Kart, ARMS e magari pure Splatoon, sarebbe stato sicuramente tutto un altro tipo di impatto. Secondo però me, poi è anche vero che non c'è Roma dopo, però è anche vero che sono un anno e mezzo che Nintendo non fa uscire un cazzo, cioè, e quindi, secondo me dal punto di vista di Nintendo aveva senso questo piano, però doveva essere accompagnata da qualcosa per se parti, anche qualche remastered, onestamente andava bene, per capito? Perché sennò la gente dice aspetto, dice... Scusa, ma la line-up delle terze parti c'è Ubisoft con l'RPG dei... No, non c'è no. Assolutamente. Non è al lancio assolutamente, Ubisoft non è nemmeno stato annunciato. Ubisoft secondo me è uno dei passi indietro grossi rispetto a Wii U, perché Ubisoft... No, non è un passo indietro, no, ci Ubisoft sarà annunciato, ma non c'è stata adesso. Perché secondo me aspetta. Non c'è al lancio. Adesso c'è Steam, che non c'è subito, c'è. Cosa? Ubisoft c'è adesso, non si è vista adesso, non ci sarà al lancio e poi arriverà. Sì, però su Wii U c'era al lancio, che è qualcosa, però dici. Sì, è bene. Un passo indietro nel senso che è di meno rispetto a prima. No, ma il lancio sicuramente è debole, infatti io non ci vedo, io non ci credo che tanta gente, sì esatto, cioè io non ci credo che parliamo. Correranno a spendere 380 euro per giocare a One to Switch o 400 per giocare a Zelda, poi se magari Zelda vuoi pure giocare col controller Classic salgono a 4,70. Allora per la puntata 100 uno di noi due deve dichiarare di essere stronzo. 100 non siamo pronti, dai. Okay. 100 il lancio ci sarà. Guarda, ci sarà il tempo, lo dirà se Switch sarà un successo. Beh, ma il primo bilancio se siamo stati stronzi o no arriva a Natale, dai. Vabbè, dai, che cazzo. Va bene. Allora, però siamo d'accordo che se a Natale è taglio di prezzo, è già fallimento, è stronzo Ferruccio. Sì, dai. Secondo me sì, se stagliano il prezzo entro Natale è stronzo. Ma di vario, dai. Eppure Kimishima, nel senso. La cosa di Natale è perché a Natale esce Super Mario Odyssey, giusto? Sì. Bene, cosa ne pensiamo di questo trailer di Mario? Io devo dire, a me ha fatto un'impressione molto strana. Ovviamente poi tra l'altro ho mandato ieri mattina il mio tweet più di successo di sempre e ho fatto questo fotomontaggio con c'è questo come si dice essere umano, questo screenshot con Mario che cammina di fianco a un essere umano, no? Quindi ho messo sopra Mario ho scritto Italian, sopra l'umano ho scritto human e poi ho scritto Nintendo non vede gli italiani come delle persone vere, no? E sto tweet ha fatto 641 like, 211 retweet, che è proprio una roba che non è mai successa. E evidentemente ho toccato una corda interessante, perché effettivamente pone delle questioni di metaplot di Mario. Cioè, si è sempre detto che Mario è un italiano, è un idraulico italiano. Ora scopriamo che però, pur essendo... un italiano, cioè non assomiglia agli altri esseri umani, quindi o gli italiani non è uno che vota 5 stelle, esatto. Finalmente. Oppure c'è un problema, perché tra l'altro tutti i giochi di Mario sono sempre stati ambientati nel Mushroom Kingdom, quindi la domanda è: l'Italia è il Mushroom Kingdom? No, sai cos'è? Questo nuovo gioco è la continuazione di Galaxy, cioè se in Galaxy, se c'era Mario World, Mario 64, c'è sempre più grande, in Galaxy Mario esplorava lo spazio, in questo sono dimensioni alternative, è il multiverso, quindi in uno di questi multiversi esiste una città realistica con umani veri, ma Mario di per sé è un essere umano ma di un'altra dimensione, e infatti se vedi le altre ambientazioni nel trailer c'è un mondo tutto tipo con i cristalli colorati, così, sì, una cosa fantastica molto... Hai ragione Ferruccio, però sai che in realtà quello è di Mario Bros 2 pare, tra l'altro, perché piglia i frutti in mano. Io speravo che in realtà fosse Mario che visita le città reali, perché a quel punto è ovvio che lo fai andare in Italia, perché certo. Cioè era a Napoli così lo accoltella in mezzo in realtà
pare no. Che i soliti ben informati sia Odyssey, nel senso di l'Odissea attraverso la storia di Mario stesso, perché è il nome della città che sembra New York, che adesso New non ricordo. Esatto, bravo. È quella tipo del primo Jumpman, piuttosto che appunto quello schema che secondo me è quello più bello che mi è proprio colpito, mentre quelli con gli umani così mi hanno fatto super ribrezzo. Quello si vede tutto colorato con lui c'ha la rapa in testa, è come da Super Mario Bros. 2. E quindi è possibile che ci sia dei modi dei recuperi con delle aggiunte nuove, delle ricostruzioni della storia stessa di Mario. I messicani non mi ricordo, c'aveva un legame anche quello. Che Mario è immigrato italiano, esatto. Però insomma i messicani sono i nuovi italiani, quindi insomma. È in realtà un gioco a favore dell'immigrazione. Ragazzi. Va bene, comunque si vedono delle mosse nuove, tra l'altro, si vede Mario che può lanciare il cappello e rimbalzare sul cappello, che secondo me quello là potrebbe aprire. Pensa quando lo fa sulla cappella. No, ce ne andiamo tutti adesso, per piacere. Dell'ottimo, ho dovuto farlo. Dispiace un po' anche a me, Simone. Ci saranno i poteri aggiuntivi sulla cappella di Mario, che si trasformerà magicamente, e come del resto già c'era in alcune parti in Mario 64, solo che era implementato in maniera un po' strana. Io ho pochi dubbi sulla qualità del gioco, ma infatti stiamo parlando. E ti dirò, a me neanche la città fa così ribrezzo come ho sentito, ma ha fatto un po' più strana alcuni livelli. Che non so, l'ho trovato un po' sporchi, un po' tipo gli annaffiatoi dentro la foresta, secondo me ci azzeccano proprio. Ma quelli belli della foresta ha un rendering più realistico, sicuramente, più del solito. Sì, Scusate, un compagno di scuola oggi mi faceva notare un'altra cosa strana. Frasi che solo Ferruccio può dire con due figli. Il bambino Gigi, Scusate, un compagno di scuola oggi mi faceva notare una cosa strana, che nel video quando lui prende quelle specie di monete triangolari, le monete non hanno nessun effetto grafico, cioè semplicemente spariscono, e questa è una cosa che in un Mario è veramente eresia, perché ci sono sempre scintille. Anche per quello che esce a Natale, forse non è pronto. Esatto, è questo infatti. Questo ascolta, Mister Motore invece, che è sempre il nostro insider... Chi è che sta sviluppando questo di Nintendo? Non vero. Ma sarà Koizumi, credo, ancora. Immagino. Ok. Cioè, non quindi non proprio lo stesso team, lo stesso team dei Galaxy. No, non lo so, sto andando a speculare. Bene, ascolta, parliamo dell'unico gioco bello, una nuova IP, che credo questo sia di Nintendo, ARMS, giusto? Ecco. ARMS. Vai, Unleash Motura. A me è sembrato Power Stone, Ah? Sì, anche a me ha fatto quell'impressione lì. Mi ha ricordato per certi versi Power Stone, mi ha ricordato ovviamente per ovvie ragioni Punch-Out, gioco di cartunoso di box, di Nintendo, eccetera. Mi ha ricordato un po' anche Virtual On per il sistema di controllo, e mi ha ricordato poi per l'estetica sia un po' Street Fighter che Kin Ikuman, che sono gli exogini da noi. Quindi tutte cose cartunose, elastiche, esagerate, e anche un po' Splatoon, perché sicuramente la vena a livello artistico così è quella della New Nintendo, dei Garage Project, di Splatoon, non di Miyamoto, ma appunto facciamo cose un po' diverse, un po' sopra le righe, un po' più stilose, un po' innovative. E il gioco personalmente è quello che mi ha stupito di più, nel senso che vabbè che già a vederlo così tutto strano con gli omini scemi, appunto un po' alla Power Stone già mi interessi, a prescindere. E in più provandolo è questa grossa enfasi sul motion control nella versione che ho provato io, e che comunque è, se vogliamo, il modo di presentare il gioco. Poi in realtà durante la Treehouse hanno detto che sarà possibile anche giocarlo in maniera standard con i controlli non di movimento, e non ho idea di come possa essere, perché il gioco in realtà si basa molto sul motion control. Apro una parentesi tra l'altro veloce sui Joy-Con e sul fatto che il motion control dei Joy-Con si vedeva sia in questo che soprattutto in One to Switch, per quel posso dire senza esserne certo, ma di sicuro non mi sembra l'evoluzione del Motion Plus. Cioè, allora, secondo me è il Motion Plus paro paro. Se l'hanno migliorato, l'hanno migliorato in un ordine di grandezza che è praticamente impercettibile, cioè non c'è un salto a livello di pura rilevazione del movimento, dell'uno a uno, di ste robe. Faccio un paragone stupido, i controller, quello di Oculus che ha Ferruccio tra le mani non l'ho provato, ma quello di Vive
cioè è fantascienza, quello di Vive è tempo reale totale, è roba fuori di testa, costa anche come la console probabilmente. Questo motion control è lo stesso identico motion control che avevano già di serie, quindi non c'è da aspettarsi in questo senso un salto a livello di profondità nel sistema di controllo, mentre c'è da aspettarselo nella vibrazione, che è fantastica, magari ne parliamo dopo. Il gioco è molto carino perché comunque ha un'impostazione che può sembrare casual, perché comunque è colorato, così devi tirare il pugno e per tirare il pugno fai così, lo tiri davvero, ma ha alla base un sistema di combattimento vero e proprio, di una profondità da picchiaduro, con le counter, le prese, il fatto che se uno fa la presa e l'altro fa la parata vince la presa, ma se l'altro fa la presa e l'altro fa il pugno vince il pugno, quindi carta, forbice, sasso, i pugni li puoi tirare dando l'effetto con la mano, vanno a uscire, a entrare, eccetera. Ogni personaggio sono molto diversi tra loro i personaggi, e ogni personaggio può essere equipato, le mani sono indipendenti, c'erano nella demo tre diverse tipologie di guantoni che si mettevano sulla mano e che cambiavano tantissimo la tipologia d'attacco, cioè per dire il guantone forte, quello che può avere solo il personaggio ciccione grosso lì, era Master Mummy si chiamava. Se fai guanto pugno contro pugno, tutti e due tirati allo stesso momento, tutti e due tirati nella stessa direzione, può essere che se uno ha scelto un guantone piuttosto che l'altro, i guantoni o si annullano e quindi nessuno dei pugni va a segno, oppure se uno ha il guantone più lento ma più forte, il pugno del guantone forte passa attraverso e colpisce. Quindi c'è della profondità, c'è del gameplay secondo me molto immediato, molto divertente, ma anche che lo vedi che se impari un po' a giocare fai i numeri. E il motion control, per quello che ho visto lì, non è da giocare, adesso che c'è lo schermo, non è da giocare così, cioè a sbracciare come i pazzi, come potevi giocare magari, veniva spontaneo a giocare la box di Wii Sports. Assolutamente, i movimenti sono più misurati, comunque fisici, ma più di postura, diciamo, che non di gestualità. Sono un po' perplesso, Marco, perché tu dici che comunque i Joy-Con non hanno una percezione più precisa del movimento, però mi pare di capire che in sto gioco non si gioca come appunto alla cazzo di cane. Non si gioca alla cazzo di cane perché il gioco non ti fa giocare alla cazzo di cane, nel senso che se giochi alla cazzo di cane perdi, però l'input che tu dai, non tiri il pugno così, cioè non è comodo farlo, poi se lo vuoi fare lo fai, muovi più il polso diciamo e dai l'angolazione del tiro a deviare, alla pirlo, fai la maledetta con le mani. Però nel senso è quello, non ti devi aspettare che il sistema di controllo è ho un braccio fisicamente dentro la TV e la riproduzione del mio movimento è uno a uno, fedelissima e corretta, non è quella roba lì. Okay. E non vuole esserlo. Siamo dalle però secondo me funziona molto bene. Il Wii, quello Plus, quello migliorato. Plus, sì, ho detto quello. E infatti secondo me è esattamente... Con un controller, però, con due controller molto molto piccoli per giocare a quel gioco. Sì, molto piccoli, e aggiungiamo un'ultima cosa, senza la sensor bar. C'era prima, aveva bisogno della sensor bar per funzionare, per soprattutto il tracking del puntamento a infrarossi. Qua non c'è nessuna sensor bar. E c'è comunque una parte di infrarossi che loro dicevano, e mi sembrava molto entusiasta Tommaso, serve a rilevare la distanza dei tuoi oggetti dalle giochi, mani, sì. No? Cioè entusiasta, mi sembrava interessante, adesso non so esattamente, diceva che puoi misurare no, eri proprio entusiasta, a me l'hai detto al telefono fa proprio l'esempio coi zoom lì, come si chiama, che nel video, che dice che può rilevare se stai facendo carta, forbice, sasso a distanza puntando il Joy-Con, non so come, ma evidentemente lo può fare a una certa dal basso a un puntatore a infrarossi e no, invece questa cosa del Rumble HD si sente in un gioco così? Il Rumble HD in questo gioco qua l'ho notato, c'è, ma si nota meno. Dove si nota in una maniera secondo me sbalorditiva è in One to Switch, dove si nota la sbalorditiva mancanza di profondità e di gameplay e la sbalorditiva precisione del Rumble HD, che è veramente fantastico. È una tecnologia che ti fa domandare ma come cazzo è possibile, perché simula tramite la vibrazione imparagonabile a qualsiasi altra cosa, cioè per dire mi era piaciuta molto la vibrazione del controller di Xbox One che in Forza sentivi un po' quando andavi off-road eccetera, ok, quella lì al confronto non è niente, molto più evoluta di quella e simula di fatto la percezione di oggetti
all'interno del controller, tipo uno dei minigiochi hai a schermo una scatolina rettangolo, una scatolina, un parallelepipedo, ok, di legno con all'interno tot palline di metallo, e tu agitando piano, forte, scuotendolo come vuoi il controller, devi capire quante palline ci sono dentro. Le palline dentro non ci sono, cioè sono simulate, è virtuale, ma sembra che siano effettivamente all'interno del pad in una maniera spaventosa, cioè sembra che veramente ci siano degli oggetti fisici dentro, ed è quello fantastico. Però cioè, è un po' fine a se stesso. Simone, Simone ha detto vaffanculo, vado. Poi c'è un'altra cosa che non hanno detto, che è uscita fuori oggi, e questa è un'altra cosa che mi manda ai pazzi, perché è ufficiale, non l'ha dichiarato Nintendo, ma l'ha dichiarato l'azienda che lo fa, che sostanzialmente Switch, che è anche un touchscreen, questo l'ha detto Nintendo, ma il touchscreen, che a noi comunque non hanno fatto provare in versione touchscreen, il touchscreen supporterà la tecnologia che si chiama Touch Sense di Immersion, che è sostanzialmente un feedback aptico molto figo a quanto pare, che anche sullo schermo permetterà di avere delle sensazioni, deve essere di una roba tipo, sì. Sì, cioè tocchi una cosa, tocchi un oggetto e magari passi il dito da, che ne so, una superficie metallica a una superficie fatta di stoffa e senti la differenza nel feedback che ti manda lo schermo, che è una figata della Madonna, e dico, che cazzo, c'hai anche questa cosa, perché non ne hai parlato durante la conferenza? Se ne parlano, vi lamentate perché parlano troppo di One to Switch, se non capisco. No, non è parlato Switch, nemmeno... è di default. Non hanno parlato nemmeno di touchscreen alla conferenza, o sbaglio? Sì, no, l'hanno detto che è un touchscreen capace. Vi siete lamentati proprio qualche minuto fa del fatto che si sono focalizzati troppo sui controller, ho detto che mi ha stupito che si siano visti quest'enfasi sul motion control, non me la sarei aspettata. Continuo a dire che non me la sarei aspettata. E però se ce l'hai, ok, falla vedere, ma se hai anche questa roba qua, che per dirti è una cosa che non ha mai fatto nessuno, non hanno trovato un modo di spiegarlo che avesse senso. Invece c'era un pezzo dei due che si sparano l'uno all'altro, i due cowboy. Pam, 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 siamo, ma guarda, il vero errore di One to Switch è di non averlo messo in bundle con la console, perché secondo me come potenziale una cosa del genere è guarda, a me è piaciuto tantissimo, ma davvero tanto, Johann Sebastian Joust, che è un gioco senza video, dietro Sports Champions, esatto, che è senza, ed è stato anche insomma nel circuito indie, ha girato per anni, che è un gioco in cui praticamente balli con un motion controller in mano, ma se lo muovi troppo perdi, quindi la gente si fa gara a darsi tipo schiaffi sulle mani e cose così, ed è un gioco che è divertentissimo. Sì, è che avendo due giochi al lancio, se uno lo mettono dentro la confezione hanno un gioco al lancio, è un problema, hanno detto che non hanno potuto materialmente perché i margini erano sì, però potevano, cioè posti venderlo a 50 sacchi, potevano, però a 50 euro, credimi che sono una roba che non esiste nel mondo, cioè quella cosa lì a più di 19 euro è già 19, sono no, tanti, ma devi infatti, non ha il minimo senso, cioè, ma devi recuperare, non puoi pensare di recuperare in attivo, cioè Microsoft sei sfondata per vabbè, provare, ma Nintendo non vende niente in perdita, quello l'ha sempre fatto e non lo farà mai. Infatti sta facendo male però da 30 anni ma non è che Microsoft sta facendo meglio, ma va dai, che cacchio dici, in home o console vabbè, cazzo, ma ha fatto Wii U una generazione fa, Wii, scusa. Però comunque il gioco in sé, secondo me, cioè, per far vedere come dimostrazione della tecnologia touch HD e se vogliamo anche di questo motion control, del gioco senza TV, che però secondo me a livello marketing è molto meno forte di tira la racchettata col braccio vera, adesso puoi giocare senza la TV, cioè la vedo come una cosa che fa meno spettacolo, però è un'opinione mia, vedremo. È che il gioco in sé, secondo me, da comprare a 50 euro su una console che, ripeto, ne costa 330, io la vedo molto difficile. Non sembra un gioco da 50 euro, questo credo che tutti lo abbiamo detto. Quindi quello sicuramente è un limite. Io probabilmente lo comprerò, però insomma. E questo, secondo me, gioca ancora a favore del gioco e di Nintendo, secondo me, invece che a favore, insomma, il fatto che tu lo comprerai. Cioè dovrebbero mettere tipo il bollino sopra le confezioni. Ferruccio approved. Piace a Ferruccio, esatto.
Allora ragazzi, chiudiamo con Nintendo. Io chiuderei la puntata in realtà così, perché insomma siamo già alle 2 ore. Sì, in realtà avremmo una serie di giochi di cui parlare, però effettivamente siamo solo 2 ore. Fammi solo dire, scusa, chiudo una cosa velocissima su Zelda, su Splatoon e su Mario Kart, che sono i tre giochi più grossi, pur essendo di fatto tutti e tre giochi evidentemente con radici legate al Wii U, cioè due sono giochi Wii U, Zelda e Mario Kart. Splatoon 2, per quello che ho visto io, sembra era Splatoon 1 portato su Switch con due pettinature diverse degli Inkling e un'arma nuova in un'arena che era. Però se l'hanno chiamato Splatoon 2, secondo me rifanno tutta la campagna. Sì, no, infatti sicuramente avrà delle 2 ore. Però hanno detto che aggiungeranno delle nuove modalità, aggiungeranno dei nuovi personaggi, aggiungeranno appunto stili nuovi per gli Inkling, eccetera. Però devo dire che tutti e tre questi giochi, vederli, come dicevo, sullo schermo, che te lo stacchi, te lo porti in giro e che hanno quella fedeltà grafica identica a quella della console precedente, che però non era una portatile vera, fanno la loro porchissima figura, ma veramente issima, cioè nel senso che Zelda, che tra l'altro gira estremamente meglio che non lo Zelda Wii U che si era visto a Los Angeles un anno fa, che andava a 20 fps, adesso erano 30 costanti sia sulla TV che solo su Switch in modalità portable. È minchia, cioè è bello, son tre cose belle da vedere, proprio l'oggetto, ti trovi lì questo oggetto che fa girare questa cosa e tu puoi andare in giro per casa. Quello non è male. Ovviamente non si può sapere lo stato di Zelda su Wii U in questo momento, giusto? No, ha dichiarato oggi o ieri a Onuma che Zelda su Wii U, come forse l'aveva già detto prima Simone, avrà le texture un po' su Switch ha le texture un po' più rifinite e i caricamenti un po' più veloci, ma hanno assicurato che il frame rate sarà identico. Sono molto curioso di vedere questa cosa del frame rate, se l'hanno detta mi fido. A Los Angeles un anno fa, ripeto, il gioco era in uno stato tale da non poter uscire in quella maniera lì, perché scattava solo a muovere la telecamera. Cioè in qualsiasi punto tu stavi, ti giravi la telecamera attorno e non ce la faceva l'engine. Qua ce la fa. Quindi se sono riusciti a farlo andare anche così su Wii U, tanto di cappello, e però a sto punto mi sembra ancora più difficile venderlo su Switch, ma vabbè, è vero anche che Wii U ce l'hanno in pochi. Ok. Vabbè, cosa dite? Rimandiamo i giochi alla prossima puntata? Sì, dai. Sì. Io volevo dire che esattamente come Wii mi ha fottuto, non mi ricordo se era Wii all'inizio, anche qua c'è Monolith che sta pensando a qualcos'altro per Switch, ovviamente non è quest'anno, ci farà teasing e uscirà nel 2013, come dice. Beh, c'è lo Blade 2 però l'hanno annunciato ed esce nel 2017 in teoria. Sì, però è forse qualcos'altro. Non ci credo nessuno. Forse qualcos'altro, c'è in realtà una idea che lo Xenoblade 2 sia qualcosa e loro abbiano anche qualcos'altro in mano, come il famoso Project M, ormai dimenticato, o altre. Cos'è il famoso Project M? È una cosa che avevano in progetto per Wii, che è stata in produzione tantissimo tempo e poi cancellata. Okay, ho capito, sì, ho capito quello. Dalla chat ci dicono, io posso fare una bomba per su Wii U, non esce più sottointeso Zelda, no, esce, esatto. Perché no, è prenotabile. Sì, lo puoi prenotare, lo puoi prenotare su Amazon. No, esce e costa 10 euro meno, ripeto. Comunque ragazzi, sì, non è un problema, il 21 gennaio escono i pre-order per il Giappone, vediamo. Sabato. Però in questo momento comunque su Amazon.it si può prenotare su Wii. Sì, anche che stop. Sì, sì. In Italia è fiacca. Ma sì, poi calcola che rispetto anche a 10 anni fa, che si prenotava al negozio, andavi, davi l'acconto, cioè perlomeno Wii, adesso Wii non mi ricordo, adesso vai su Amazon, io faccio il pre-order per qualsiasi cosa, poi quando mi rompo il cazzo lo tolgo, perché tanto passa all'ultimo minuto, nessuno mi prende i soldi. Sì, vabbè, però non lo so, PlayStation 4 Pro non è che sia stata sta bomba di vendite, per dire, cioè non è garantito che ci sia l'ondata di preordini necessariamente. Ma no, ma sì, ma non... Io vi dico una cosa che ho sentito per vie traverse, che avranno stock molto 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 bassi nei negozi, anche per è tutto esaurito e creare quindi un po' io ho sentito che l'altra cosa che ho sentito è che non doveva, in teoria, a dei produttori di hardware
ok, avevano dato una data diversa di uscita, e con il capodanno cinese che è settimana prossima, che il capodanno cinese è di base la cosa per cui si ferma il mondo occidentale, nel senso che anche se è in Cina tutti producono cose in Cina quando fanno il capodanno cinese si fermano per 2-3 settimane, e hanno quel fatto i cinesi che il cinese di campagna quando va a lavorare nella fabbrica in città va, magari sta un anno o due, quando c'è il capodanno cinese torna a casa sua, e poi al giorno dopo 2 settimane che deve rientrare non torna più, cioè hanno tipo una defection rate altissima, perché la gente ho fatto dei soldi e mo con questi soldi qua che ho fatto in città, in campagna ci vivo 3 anni. E tra l'altro un vanto per le aziende cinesi è quello di dire: nella nostra azienda l'80% della gente dopo il capodanno ritorna, no? E quando c'è il capodanno cinese si ferma tutto, e adesso la gente che deve produrre i controller, gli astucci, tutte le cose per Switch e non, cioè qualsiasi oggetto, si ferma tutto, e considerando che per far arrivare un prodotto dalla Cina mediamente lo fa arrivare via nave e ci mette un mese di nave per arrivare, poi c'è circa 5 giorni, una settimana di sdoganamento, ci si aspettava, mi è stato detto, che Switch fosse nella seconda metà del mese, che avrebbe permesso fisicamente di far arrivare molti più oggetti, più cose nei negozi, e invece essendo il 3 di marzo saranno in difficoltà, non tanto sulle console, ma, e non parlo di Nintendo, ma di altri che venderanno. Evidentemente hanno degli obblighi per la fine dell'anno fiscale, non so, vorranno avere dei numeri nell'anno fiscale. Sì, comunque questa cosa che non arriveranno tantissimi è stato detto anche dalla più grande catena di elettronica in Svezia, lo hanno detto ai loro dipendenti, e io ho un'amica che ci lavora e diceva: se lo vuoi prenotare, prenotalo adesso, perché non ce ne saranno poi così tanti. Sei saputo quel prezzo svedese? Vero. No, ancora non si sa se i preordini stanno ancora a praticamente a 500 euro col cambio, naturalmente se è 500 euro si attaccano al cazzo, infatti mi prendo un aereo e me lo vado a comprare. Scusa, ma la PS4 quanto costa? No, vabbè, non c'entra niente, è che semplicemente qui è tutto 50 euro in più, cioè tu il prezzo in genere sì 50 euro in più, però vabbè, 50 euro in più magari si può pure fare, ma anche il gioco costa 50 euro in più, no. Però no, vabbè, i giochi nuovi spesso qua costano 70 euro vabbè, quindi, anche in Italia qui, anche pure, qua anche 80 in realtà. Anche 80 si arriva qua. Comunque no, 79. È il fatto che Nintendo non c'ha un non distribuisce Nintendo stessa qua, quindi c'ha un'azienda svedese che cura la distribuzione, e su questo ci mangiano un po' sopra. Fra l'altro, scusate, ora avremo il momento Movimento 5 Stelle. La Svezia sta introducendo una tassa sugli elettrodomestici nuovi. Mica qui per condividere? Sì, esatto, no, per incentivare le riparazioni e il riciclo tipo di elettrodomestici e cose così, e per fare questo ci sarà probabilmente una tassa su tutti gli oggetti che contengono certi elementi chimici, certe materie chimiche, fra cui anche le cose che stanno negli oggetti di elettronica, che potrebbe fare aumentare il prezzo di un elettrodomestico di circa 30 euro a elettrodomestico. Questo perché in testa loro, secondo loro, la gente invece di comprarsi le cose tipo da Amazon tedesco, invece farà riparare le cose rotte, e quindi secondo loro questo sarà un incentivo che creerà posti di lavoro e salverà il pianeta. Questo grazie al partito dei Verdi svedese. Al partito, esatto, dei socialdemocratici e Verdi svedesi. I Verdi svedesi, ragazzi, sono tipo sinistre libertà, come cazzo si chiama? Non è chiaro che c'entra col Movimento 5 Stelle. Perché è stato naturalmente una di quelle cose che su cui quelli del Movimento 5 Stelle si fanno tipo le pippette quando ci sono queste cose dell'artigiano che può riparare la vecchia lavatrice invece di comprarcela una nuova. Questo è un po' di quel tipo. Momento politico a parte. Quindi Nintendo Switch non potrà contenere beriglio tu
tungsteno, che è una parola che viene dal tungsten, una parola svedese, vuol dire pietra pesante, ragazzi. Va bene, attenzione. Grazie per questa bellissima lezione di lingua. Io direi che oggi, contando che avevamo iniziato con la tua diarrea, secondo me è un finale che comunque siamo andati piccante. Siamo andati salendo. Va bene, fermiamoci qui per oggi. I giochi ce li facciamo nella prossima puntata, che così abbiamo già del contenuto già fatto, non dobbiamo nemmeno impegnarci. Grazie agli amici che ci hanno seguito live, grazie a voi che siete tutti venuti, siamo 6 questa sera, che non è male, direi. Grazie Ferruccio per aver usato il microfono che ti hanno regalato gli amici di Rincast. Grazie ai amici di Rincast per avermi. Vedo che avete tutti delle cuffie proprio da DJ, invece io ho gli auricolari un po' di merda. Forse per smentire Reggi, bulky headset. Devo chiaramente regalarmi qualcosa con i soldi di Rincast. E grazie Michele per non avere la telecamera, forse quello è il prossimo regalo che ti facciamo. E niente, dai, tutti quanti andatevene a fanculo e buonanotte. Ciao amici. Buonanotte, ciao. 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 Se vi è piaciuto l'episodio potete supportarci andando all'indirizzo https://patron.podbean.com/rincast, oppure semplicemente potete cliccare nel banner che c'è su www.rincast.it sul lato destro. Potete inviarci email all'indirizzo rincast@gmail.com, tutti gli episodi e il resto lo trovate sempre su www.rincast.it. Su Twitter siamo a www.twitter.com/rincast, su Facebook, iTunes e G+ ci trovate con la parola chiave Rincast. Ancora una volta abbiamo questo bel gruppo Telegram di amicici che si parlano dalla mattina alla sera, ma solo in orario di ufficio, perché nel weekend nessuno vuole perdere tempo. E anche lì trovate il link giusto o nella bio Twitter di Rincast o nel blog, nella colonna di destra. Nuovamente vi ricordo che gestisco anche un altro podcast dedicato a giochi di ruolo e giochi a tavolo. Trovate tutte le informazioni che vi servono su www.rollagain.it. È tutto, alla prossima. Rincast.